Grazie per essere presente a questa serata a cui io sono particolarmente legato. Ringrazio gli ospiti, i relatori, l'onorevole Mercedes Bresso, Mattia per Greenpeace, Giuseppe Gamba, Kyoto Club, Carlo Della Pepa, già sindaco di Ivrea, dico io amico di San Giorgio, Giovanna Codato, e Ilaria Bresciani, We Project, nostra consulente per quello che andremo un po' a raccontarvi questa sera. Prima di avviare i saluti istituzionali doverosi, perché abbiamo chiesto ad alcuni amici di San Giorgio di essere qui questa sera a condividere questa serata, vi faccio vedere una piccola slide, piccola, poi Bruno dice che piccola perché volevo lo schermo molto più grande, però lui ha solo queste risorse a disposizione, però dice che con quello che pago non merito di più, però ho anche il puntatore. E io vi faccio inquadrare questa immagine perché questo qui è il secondo inizio per me, da amministratore, da cittadino sangiorgese. C'era stato anche un primo inizio, ma questo ve lo racconta poi Ivano Reanconto, amico di lunga data, ma che diciamo aprirà i saluti istituzionali. Non abbiamo altri onorevoli oltre Mercedes, quindi voglio dire, toccherà a te stasera. Ecco, quello che vi faccio vedere per entrare subito nel tema. Io qualche anno fa, era il 2014, diventai sindaco di San Giorgio. Quell'area circondata in rosso è una nostra vecchia discarica. Entrambe queste aree sono nella regione Castagnola di San Giorgio, tra San Giorgio e Montalenghe. Sono aree da 12.000 metri quadri. Questa è pubblica, di proprietà del comune, questa è privata. In questa proprietà privata, in questa proprietà pubblica, noi avevamo ereditato un verbale della allora provincia che imponeva il recupero ambientale di quest'area per il costo complessivo di recupero ambientale di circa 90.000 euro, che è sempre rimasto un po' nel cassetto. C'è stato questo andirivieni tra amministrazioni per evitare di affrontare il tema. L'amministrazione che presiedo ha colto l'occasione di partire da lì per trovare invece un imprenditore, a cui se ne sono poi aggiunti successivamente due per quest'area, che hanno deciso di pagare un canone al comune per poter riempire questi buchi di terra e rocce naturali. E noi riceviamo dei canoni importanti da questi buchi all'anno, che sono circa 18.000 euro all'anno che incassiamo tutti gli anni, a fronte del fatto che dovevamo spenderne 90 per recuperare metà di questi due buchi. Vi ho raccontato questo aneddoto perché adesso chiedo alla ce l'abbiamo la regia, sì, posso dirlo. Volevo farvi vedere un piccolo filmato. Thank you.
Ivano, vieni che gli raccontiamo delle sementi, va? Sopra quei terreni andremo a mettere questi prati per le api. Giusto, Ivano? Esatto. Rappresento l'associazione Piattella Canavesana di Cortareggio, che sapete è un presidio Slow Food. In quanto tale, già dallo scorso anno ha collaborato a questo progetto Be the Future insieme ad Italy, Slow Food e Arco Iris, proprio perché crediamo sia importante il mantenimento della biodiversità, che è una delle parole chiave per quanto riguarda Slow Food. Quindi ci siamo impegnati come associazione, come produttori e finalmente adesso anche come amministrazione comunale a poter impegnare dei terreni con questi semi. Questi semi è una speciale miscela fatta appunto da Arco Iris, diciamo appetibile per le api. Quindi noi ci siamo impegnati a fare la nostra parte in canavese per far sì di poter ripopolare per quanto possibile o soprattutto non far morire le api, anche perché voi sapete in canavese purtroppo è una delle terre in cui la monocultura del mais è molto sviluppata. L'anno scorso ci siamo impegnati a Cortareggio con un piccolo appezzamento, quest'anno con un progetto in collaborazione appunto con l'amministrazione si è deciso di intraprendere questo cammino proprio perché crediamo nel fatto che il clima, la terra, la biodiversità siano nostre e le dobbiamo veramente preservare, non possiamo permetterci di lasciarle andare oltre dove sta già andando adesso. Grazie. Grazie Ivano. In questo sacchetto ci sta il grano saraceno, la sulla, il coriandolo, la facelia, la senape, il trifoglio, il girasole e il trifoglio incarnato. Pensa anche il trifoglio incarnato. La cosa interessante di tutto questo, per cui vi voglio riflettere con voi dell'importanza di questa serata, è che in realtà partendo da quelle emergenze ambientali siamo riusciti a trovare una formula che ci consentisse, parlandoci, condividendo, a trovare delle soluzioni che invece sono diventate delle opportunità. Quando con Ivano abbiamo parlato di questi temi importanti come le api, con Slow Food, con Italy, abbiamo iniziato a fare un percorso attraverso la ricerca di collaborazioni per il nostro mercato. Noi facciamo una fiera, un mercato della terra e delle biodiversità qui alla seconda weekend di maggio, e abbiamo scoperto che con le nostre attività, come le conducevamo e le portiamo avanti in questi anni, questi soggetti erano particolarmente interessati a collaborazioni con noi. Siamo arrivati a questa sera dove è sancito ufficialmente la collaborazione del Comune di San Giorgio Canavese, dell'Associazione Piattella con Italy per quanto riguarda il mercato della terra e della biodiversità, con cui faremo iniziative integrate da quest'anno in avanti, e anche questa sera possiamo certificare la collaborazione del Comune di San Giorgio Canavese con Italy Slow Food per il progetto Be the Future sulle api, con cui sottoscriveremo un accordo che vogliamo che coinvolga anche le nostre scuole, quindi ho invitato anche la dirigente scolastica a condividere con la nostra comunità questo progetto, perché i contenuti delle università di Palermo e di Pollenzo che partecipano a questo evento, come altri contenuti, potranno essere trasferiti alle nostre scuole e con le nostre scuole collaborare. Questo l'ho detto nei saluti istituzionali perché le collaborazioni con questi enti sono strategia fondamentale per il nostro futuro di San Giorgio nel Canavese, e penso che veramente si potranno creare delle pratiche importanti e mi auguro anche mutuabili da altri, perché il Canavese si ponga degli obiettivi molto più ambiziosi nel tema dell'ambiente e del clima. Ora, alcuni saluti. Prima di dare la parola a Fabrizio Geaco, invitato in rappresentanza dell'Agenzia di Sviluppo del Canavese, e al sindaco di Montalenghe, che è la figura delegata, l'amministratore delegato per questo progetto nascente nel nostro territorio made in Canavese, darò breve lettura
al saluto che mi ha girato oggi la sindaca di Torino, Chiara Pendino, che leggo dal telefono perché me l'ha inviato proprio pochi minuti fa e quindi aveva piacere che lo condividessimo con voi. Gentilissimo sindaco Zanusso, ringrazio lei e tutte le cittadine e cittadini di San Giorgio Canavese per l'organizzazione di questo momento di confronto sulla tutela dell'ambiente a cui, come spero comprenderete, impegni istituzionali mi hanno impedito partecipare trattenendomi nella mia Torino. Ritengo queste occasioni fondamentali perché noi e soltanto noi amministratori locali e comunità locali possiamo essere il primo tassello per segnare una reale svolta su questi temi. I recenti Fridays for Future hanno avuto il grande merito di riportare alla ribalta il nostro futuro. Sì, perché per guardare al futuro dobbiamo iniziare a lavorare oggi, anzi ieri. È quello che migliaia di ragazzi in tutto il mondo stanno ribadendo in questi giorni, scendendo in piazza e facendo sentire la loro voce sui social. Sono decine e decine le città italiane che il 15 marzo hanno partecipato a questo evento per sensibilizzare sulle emergenze ambientali che caratterizzano il nostro tempo, vedendo scendere in piazza milioni di giovani chiedendo azioni più incisive. Per quanto mi riguarda, posso garantire che tutti, dall'amministrazione di Torino al governo, stiamo mettendo in campo azioni per limitare il più possibile l'inquinamento atmosferico. Ma sarà inutile se queste azioni non saranno sostenute da ogni singolo cittadino. Come? Attraverso piccoli cambiamenti delle proprie abitudini, sia gli spostamenti in piedi, in biciclette, con mezzi pubblici ed elettrici, sì a qualche grado in meno degli edifici pubblici e privati, sì alla riduzione dell'impatto del cosiddetto ultimo miglio, stop alla plastica, stop agli spostamenti in auto non necessari, stop agli sprechi alimentari e così via. Sono solo alcune delle cose che ognuno di noi può fare per tutelare il nostro pianeta. Da adesso scegliamone una. Iniziamo a farla e diamo l'esempio per le prossime generazioni e parliamoci, confrontiamo, non smettiamo di impegnarci per la nostra terra, come state facendo voi questa sera. La responsabilità del nostro futuro è nostra. Grazie ancora per l'invito e buona serata, Chiara Pendino. Ringrazio la sindaca di Torino che ha voluto partecipare e condividere questa nostra serata. Chiedo a Fabrizio Gea se ha piacere di portare il saluto dell'agenzia a questa assemblea. Io innanzitutto ringrazio Andrea, come sempre a San Giorgio mi sento di casa, come sappiamo tutti quanti perché ormai ci conosciamo. Faccio un saluto sul metodo, se posso permettermi, perché poi c'è una platea di persone che sul tema sicuramente è molto più brava e ferrata di me. E lo faccio rimettendo il cappello da presidente di Confindustria per un attimo, perché mercoledì il professor Fortis della Fondazione Edison ha presentato i dati sull'andamento del Piemonte rispetto al nord Italia. E allora volevo condividere due dati con il pubblico e poi magari una risposta che riguarda il tuo modo di lavorare. Perché dico questo? Perché anche solo quello che tu hai detto, sempre con una modalità molto piemontese in questo, no? Con il tuo understatement, è un modo di lavorare che è fatto di relazioni. Tu hai citato Slow Food, hai citato Italy, ma come sempre le citi così come un dato di fatto, siamo un po' tutti, no? Fatti in questo modo. E in realtà un modo di lavorare fatto sulle relazioni è una carta vincente e importante sul modo di lavorare che l'uomo, in questo caso Andrea Zanusso, ha. Allora, vi cito due dati tra i tanti che ha utilizzato Marco Fortis. Lui ha preso in esame il periodo prima della crisi e il periodo attuale, cioè come si è mosso il PIL da prima della crisi ad adesso. E lo dico solo perché, scusatemi, però quello che era una volta il triangolo industriale Torino, Milano, Genova, dobbiamo renderci conto tutti quanti che si sta spostando molto su un triangolo che è Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, però ne dobbiamo essere consapevoli per prendere dei provvedimenti. La Lombardia è la seconda regione europea dietro l'Île-de-France come PIL. Il nostro PIL in questi anni prima è sceso molto, poi è risalito, ma comunque rispetto al periodo pre-crisi ha un meno 8,2.
Il resto del Nord Italia ha solo un meno 1,2. Vi posso citare il dato dell'industria, quello del Piemonte meno 8,1 e il resto del Nord Italia ha fatto solo meno 4,4, quindi molto meglio di noi. Vi cito i dati dell'occupazione. Noi siamo al meno 1,1 rispetto al periodo pre-crisi, il resto del Nord Italia è sopra lo zero, più 1,5. I nostri investimenti, è l'ultimo dato che vi do, però rende l'idea, sono del meno 3,9 rispetto al periodo pre-crisi, il resto del Nord Italia ha più 8,7. Allora, noi dobbiamo renderci conto che non è che sono dati allarmanti, voglio dire, sono i dati della Fondazione Edison, quindi questi sono. Però dobbiamo renderci conto che se vogliamo reagire e vogliamo lavorare per creare più occupazione per i nostri figli, per creare un futuro migliore, l'unico modo è quello di lavorare veramente con l'idea di essere una piattaforma territoriale. Lo dico perché il lavoro dell'Agenzia per lo Sviluppo è questo. L'Agenzia è un organismo che all'interno ha l'industria, l'agricoltura, il commercio, l'artigianato, il sindacato, la parte politica. Il modo di lavorare è quello di lavorare insieme con una competizione tra piattaforme territoriali, e il lavoro che Andrea fa, non solo sul suo comune ma anche all'interno dell'agenzia, è proprio un lavoro di squadra, un lavoro che fa relazione e permette di costruire delle cose. Lo dico perché mi sembra una cosa giusta sul tuo metodo di lavoro, grazie per il lavoro che fai anche all'interno dell'agenzia, ma perché credo molto che questo metodo sia l'unico che può far ottenere dei risultati. E voi pensate, se ogni sindaco ogni settimana organizzasse momenti come questi, quale territorio e quale ricchezza avremmo? Quindi, per citare il filmato, io sto con Andrea e tu. Grazie. Grazie. Grazie Fabrizio. Valerio. Buonasera a tutti, io sono Valerio Grosso, sono sindaco del comune di Montalenghe, qua vicino a San Giorgio, ma più di tutto sono un amico e collega di Andrea. Circa 2 anni fa abbiamo cominciato a sederci come sindaci e amministratori locali intorno a un tavolo, cominciando a pensare a cosa avrebbero potuto fare i sindaci per questo territorio. Ma quello sul quale abbiamo lavorato per 2 anni, riuscendo a mettere insieme un gruppo di 20 sindaci che rappresentano un territorio di 22.000 abitanti, è stato quello di cambiare l'idea alla base del metterci assieme. Abbiamo cominciato a lavorare soprattutto sullo spirito, e lo spirito era quello della promozione di questo territorio. Non volevamo assolutamente lavorare con un'ottica economica, ovvero quella di mirare a un contributo, a un bando europeo, a un progetto concreto. Volevamo soprattutto metterci assieme con un'idea comune, che era quella di rilanciare il nostro territorio, il Canavese, la nostra area in cui eravamo rappresentanti. Abbiamo inizialmente firmato un protocollo d'intesa con dei valori che ci univano, e oggi stiamo arrivando a sottoscrivere un accordo di programma che ci permetterà di passare a una fase concreta e realizzativa delle nostre idee. Più di tutto, quello che abbiamo cambiato, come dire, passo, abbiamo svoltato pagina, è stato quello di superare i rispettivi campanilismi, che fino a circa 10-20 anni fa potevano essere ancora, come dire, tollerabili. Adesso non lo sono più. Ci siamo resi soprattutto conto che i nostri paesi, per quanto bravi ed eccellenti siano, e quando parlo di eccellenze penso a San Giorgio, penso ad Aglie, penso a Torre Canavese, penso a Bairo che recentemente ha inaugurato una riserva di pesca, penso a tanti piccoli comuni che, nonostante siano piccoli, riescono a fare delle cose eccezionali. Ci siamo resi conto che però, se non cominciamo a lavorare come territorio e come Canavese, purtroppo pagheremo sempre questo nostro essere troppo piccoli, soprattutto quando andiamo a confrontarci in ambiti molto più grandi. Quindi noi oggi vogliamo portare qui questa che è la nostra esperienza, questo che è stato questo lungo lavoro, e del quale Andrea e alcuni colleghi che vedo qui in sala, come il sindaco di Bairo, Succio, e il sindaco di Torre Cavallo, abbiamo condiviso,
che è soprattutto un'esperienza di rilancio del territorio, perché quello che rende questo territorio veramente appetibile dal punto di vista del turismo, perché noi lavoreremo soprattutto sul rilancio turistico di questo territorio, è proprio l'ambiente. È l'ambiente che attrae i turisti sportivi, soprattutto perché c'è stato detto, perché noi abbiamo soprattutto studiato, c'è stato detto che il turismo outdoor, ovvero il turismo sportivo, il turismo ambientale, è la vera grande risorsa di questo territorio. E anche perché noi riteniamo che oggi sostanzialmente parlare di qualsiasi argomento e non parlare di ambiente e di ecologia e di benessere legato all'ambiente e a un miglior vivere la natura non sia semplicemente possibile. Oramai tutto deve essere declinato in ottica di compatibilità ambientale e di ecosostenibilità. Quindi il rilancio turistico di questo territorio, il rilancio del futuro per questo territorio passa necessariamente dalla cura dell'ambiente. E noi punteremo su questo. Noi rilanceremo il turismo outdoor, noi rilanceremo il turismo sportivo e lo faremo attraverso una grande rete di amministrazioni locali che nel loro essere piccole sanno essere grandi. E per questo lo faremo grazie a persone come Andrea, come Succio, come Cavallo, come me e come tutti gli altri sindaci che ogni giorno lavorano per questo territorio insieme a un tessuto sociale ricchissimo, fatto di associazioni, fatto di volontariato, fatto di piccole e medie aziende che, grazie al cielo, vivono e continuano a far vivere questo territorio. Grazie a tutti. Grazie Valerio, grazie mille. Bene, adesso entriamo nel vivo perché abbiamo fatto un importante preambolo, ma era fondamentale. Abbiamo chiesto degli interventi di autorevoli figure che gestiscono il territorio e abbiamo fatto anche vedere il nostro punto di vista, cioè qual è lo stimolo da cui è nato tutto, cioè come siamo riusciti a prendere una cosa che era una problematica, a trasformarla in una opportunità. Così dovremmo imparare a fare con tutto ciò che riguarda la nostra gestione delle cose pubbliche. Dovremmo cambiare il punto di vista, dovremmo trasformarlo completamente. Non sempre riusciamo a farlo da soli, dobbiamo farlo attraverso degli strumenti di cui ci dobbiamo dotare e non sempre questi strumenti sono obbligatori. Molte delle volte è meglio dotarsi di strumenti volontari ponendo davanti a noi i nostri limiti. Se siamo ambiziosi e abbiamo la pretesa di trasformare il nostro territorio in qualche cosa di straordinario, come si citava, bisogna esserne capaci a farlo, bisogna farlo con la quotidianità e bisogna entrare nel vivo di queste cose. Quando noi abbiamo adottato il PAESC, e adesso stasera, partendo dai principi generali che ci diranno gli amici di Greenpeace, a tutti gli altri, arriveremo al nodo che è il nostro nodo fondamentale, perché noi abbiamo adottato questo strumento anche se non era obbligatorio e quali chance abbiamo di crescere attraverso questo nuovo approccio. È fondamentale, è un cambiamento proprio di modalità di lavorare nella comunità e dovremmo farlo per molti settori, questo genere di nuovo approccio per diventare efficaci. E questo confronto è bello farlo con la città di Ivrea, perché anche qui, perché Ivrea e San Giorgio si dovrebbero confrontare su qualche tema, una grande città e un piccolo comune periferico? Perché penso che veramente ci siano molti aspetti in comune, molte opportunità che potremmo cogliere se seguiamo degli esempi validi e mutuarli nella nostra realtà è possibile e l'esperienza che abbiamo avuto con Carlo e con Giovanna ci ha dato questo stimolo, l'abbiamo messo in pratica e abbiamo fatto delle cose importanti. I dettagli di queste cose, il nome e cognome di queste cose ve lo darò alla fine insieme a Ilaria Bresciani. Ora lascio la parola a Mercedes Bresso, così partiamo dall'Europa, poi andremo nel mondo, fino ad arrivare poi di nuovo a San Giorgio. Grazie. Grazie, tanto grazie dell'invito e anche grazie per averci dimostrato una cosa che, come vi dirò, è fondamentale, perché le grandi strategie che da
da Rio nel 92 fino ad oggi, con una sequenza impressionante di grandi decisioni a livello mondiale, si traducano poi in realtà, perché abbiamo poi tutti la preoccupazione e l'impressione, no, che si prendono grandi decisioni, si danno anche grandi speranze, poi alla fine che cosa succede localmente? Beh, abbiamo visto che succedono molte cose, poi lo sentiremo anche più in dettaglio. Allora, l'Unione Europea è all'origine di tutte le nostre normative ambientali, dalla prima legge sull'acqua, che è del 76 e che già avevamo dovuto approvare spingendoci un po', perché venivamo premuti come paese perché ci adeguassimo alle normative europee sull'acqua, a tutte le successive. Sono tutte norme che hanno derivazione europea. Perché? Perché dentro un grande mercato unico, se non ci sono norme comuni in materia ambientale, diventa molto chiara la possibilità di farsi concorrenza sleale, quindi quello che rispetta le regole ambientali viene fregato perché gli altri non le rispettano. Quindi l'obiettivo di avere regole comuni è un obiettivo fondamentale, quindi tutte le nostre norme da lì vengono. A partire in particolare dalla percezione che ormai abbiamo tutti, ma che scientificamente viene da più lontano, sicuramente dagli anni 90, che sia in atto una grande accelerazione del cambiamento climatico, ma in genere una grande accelerazione dei guasti ambientali, dovuta probabilmente al fatto che la resilienza dei grandi ricettori ambientali, l'aria, l'acqua, il suolo, i mari, gli oceani, sta venendo meno, no? Sta cominciando a cedere, e quindi è del tutto chiaro che bisogna accelerare i processi. Voi avete tutti seguito Parigi, no? Le grandi obiettivi del clima, eccetera. L'Unione Europea ha costruito l'insieme delle politiche per intervenire anche poi finanziariamente, con strumenti, non solo con regole, ma con strumenti e incentivi, su quattro pacchetti che vi cito solo perché non avremmo il tempo. Intanto un pacchetto per dare energia pulita a tutti gli europei, quindi una completa modifica del assetto energetico del continente, una strategia europea a lungo termine per la riduzione delle emissioni, per la decarbonizzazione delle nostre attività, una politica per l'adattamento al cambiamento climatico, che è in atto e che quindi richiede anche strategie di adattamento. Per esempio quella delle api è una tipica strategia di adattamento, no? Prendi atto che c'è una situazione e trovi delle soluzioni per evitare che alcuni fenomeni si accelerino in modo impressionante. E l'ultimo, l'Europa in movimento, che è il cosiddetto pacchetto per la mobilità pulita, che ha l'obiettivo di modificare le condizioni del trasporto, spostando il più possibile sul treno e rendendo più puliti i mezzi privati. Come sapete, uno dei grossi problemi è quello evidentemente del trasporto delle merci, i TIR, che sono una delle cose più inquinanti che esistano. Da tutta questa cosa però che cosa emerge? Che le strategie alle quali corrispondono normative e risorse necessitano però di gambe per marciare e di mani per fare, cioè chi fa poi le cose, cioè come si fa a far sì che tempi che devono diventare rapidi, perché l'accelerazione dei fenomeni è evidente, come si fa? E allora la strategia alla quale poi hanno aderito molti dei nostri comuni, ben 4.000 comuni italiani sugli 8.000 che ci sono in Italia, un po' più di 8.000, si chiama Patto dei Sindaci, cioè l'obiettivo che l'Unione Europea si è data è coinvolgere direttamente i sindaci delle città europee, piccole e grandi, ci sono sindaci di città enormi, sindaci di piccolissimi comuni, nella lotta al cambiamento climatico, insomma nei quattro obiettivi che vi dicevo, quindi nelle definizioni di concrete territoriali, territorializzate politiche di miglioramento ambientale.
si chiama Patto dei Sindaci, Covenant of Mayors, e coinvolge attualmente, confrontavamo prima con la dottoressa e nell'arco di un anno sono aumentati già di nuovo molto, coinvolge attualmente 8.800 città europee che coprono 230 milioni di abitanti, quindi quasi la metà, un po' meno della metà degli abitanti dell'Unione Europea, quindi è piuttosto impressionante l'adesione, direi che è stato un grandissimo successo. Questi sindaci si impegnano non, come dire, a voler bene all'ambiente, ma si impegnano a fare un piano, poi i dettagli vi verranno raccontati, a fare un piano per raggiungere gli obiettivi e anticipare gli obiettivi che ci eravamo dati, che erano 20-20-20, cioè aumentare del 20% le rinnovabili, ridurre le emissioni e aumentare l'efficienza energetica del 20%. Questi obiettivi nel frattempo sono andati avanti, cioè abbiamo dovuto accelerare, quindi oggi l'obiettivo è arrivare al 2030 con una riduzione del 40%, il Parlamento recentemente abbiamo chiesto di portarla al 50%, avendo chiaro che c'è bisogno di una forte spinta accelerativa. I sindaci si sono impegnati, dicevo, a realizzare concretamente sul loro territorio quegli obiettivi, coinvolgendo i cittadini attraverso un piano che definisca le azioni da fare e con la possibilità di trovare risorse, perché poi il tema è sempre come trovi le risorse, abbiamo visto che si possono trovare con intelligenza anche sfruttando delle situazioni particolari sul territorio, coinvolgendo imprese e cittadini nelle iniziative, attraverso naturalmente l'utilizzo di norme nazionali che ci sono, che favoriscono tutti gli interventi sulle rinnovabili, sul risparmio eccetera, e con fondi europei che sono di vario tipo e sono ad esempio i fondi strutturali, il nuovo regolamento e la nuova serie di fondi strutturali stanno finendo entro il 2020, finisce questa tornata, dal 2021 ci sarà una nuova, nuovo pacchetto settennale. Questi fondi dovranno essere imperativamente destinati per il 30% alle energie rinnovabili, lotta al cambiamento climatico, efficienza energetica e in genere iniziative a favore dell'ambiente con l'obiettivo specifico di contrastare il cambiamento climatico. Quindi contrasto e modifica del mix di attività ed energetico. Noi abbiamo anche fatto qualcosa di più, il Parlamento, partendo dalla consapevolezza che l'80% del territorio europeo è zone rurali, composto da zone rurali, montagne e periferiche, ultraperiferiche, a scarso popolamento, e che quindi questi territori sono quelli che questi comuni piccoli, come è il caso dei comuni del Canavese, controllano la maggior parte del territorio europeo e quindi hanno una responsabilità particolare. C'è meno gente, ma è lì che le grandi sfide ambientali si possono vincere, perché nelle città si può contenere, contrastare, adattarsi, ma è dove ci sono i territori e gli spazi che si può ancora fare delle cose e cambiare i modelli. E quindi abbiamo con una risoluzione chiesto che oltre all'agenda urbana che già c'è e che deve affrontare i temi delle città, ci sia un'agenda per le zone rurali, montane e periferiche, anche isole ovviamente, adesso a noi però questo interessa di meno, che i nuovi fondi destinino una quota obbligatoriamente anche alla progettazione e alla realizzazione di interventi in questi territori e che in particolare si lavori sulla strategia cosiddetta degli smart villages, cioè dei villaggi intelligenti, delle cittadine intelligenti, che quindi facciano progetti integrati in questo campo, perché singoli interventi non bastano per cambiare radicalmente il funzionamento di una comunità, come peraltro abbiamo già sentito dalle poche cose che sono state già dette. Quindi come vedete
c'è un impegno fortissimo che cresce continuamente, il numero di sindaci che firma e che si impegna concretamente è molto elevato. C'è la necessità di presentare rapporti di attuazione, cioè di spiegare che cosa è stato fatto, i risultati raggiunti, eccetera, e già noi qui sentiremo, se ho capito bene, chi ha già fatto e quindi ha già concrete risultati, chi ha cominciato a fare ma ha già anche qualche risultato concreto, e capiremo come sia proprio richiesto non di firmare e scappare, no? Metti una firma e vattene, no, cioè tu adesso che hai firmato sei qui, hai il piano, vieni, ci vai a vedere il piano, devi realizzare il piano, cosa hai fatto, l'anno dopo ci ritroviamo e ci racconti cosa hai fatto, in modo da cercare di sostenere questo movimento, perché è solo da questo movimento di base che si possono raggiungere gli obiettivi. E ci sono di quegli 8.800, 5.900, quindi quasi 6.000 piani di azione già sviluppati, con più di 230.000 azioni concrete che sono state avviate, di cui l'ufficio del Covenant of Mayors ha contezza, poi probabilmente ce ne sono molte di più, e ci risulta, questa è la stima fatta sulla base di tutto questo lavoro, che circa ci sia stata una riduzione al 2017 di circa il 23% delle emissioni di CO2. Quindi i dati sono sempre da prendere con cautela, perché sono somme di informazioni complesse, mai certe, poi può succedere che tutti si comprano il SUV e peggiora di nuovo tutto, però concretamente i risultati sono lì, no? E in effetti io credo si cominciano anche a vedere nelle nostre città e nel cambiamento del mix di trasporto, delle attività, eccetera. Ecco, questo è diciamo il messaggio positivo che viene dall'Unione Europea. Non solo ci sono lanciati gli obiettivi, c'è un lavoro concreto fatto con i territori per realizzare questi obiettivi, ci sono concreti dati che si sta lavorando molto bene, e ci sono risorse che verranno aumentate nella prossima programmazione perché i sindaci siano supportati, sapendo che non tutto può essere pagato con fondi pubblici, che siano europei, nazionali, regionali o quant'altro, ma che occorre appunto darsi da fare per inventare modi per attivare le risorse dei privati, aiutandoli a partecipare a questo sforzo, che non può che essere uno sforzo collettivo se lo vogliamo raggiungere. Quindi io mi fermerei qui, contemporaneamente lasciatemi dire che sono molto orgogliosa come italiana che siamo il paese che ha più partecipato a questo progetto, e peraltro credo anche che il Piemonte sia una delle regioni che, malgrado tutti quei dati negativi che sono purtroppo veri, però è una regione che si è impegnata moltissimo, con moltissimi comuni, anche per noi abbiamo tanti comuni piccoli forse, ma con moltissimi comuni in questo sforzo collettivo. Quindi vi porto anche le mie congratulazioni e i miei auguri per il lavoro molto grosso che avete ancora da fare. Grazie Mercedes, grazie onorevole per il suo intervento e in particolare per il suo impegno, questo di sicuro. Ora lasciamo la parola a Mattia, che ci fa una panoramica mondiale a questo punto. Sì. Una panoramica... Grazie. Buonasera a tutti. Una panoramica molto ampia su ciò che riguarda il surriscaldamento globale, il cambiamento climatico. Prima, appunto, se si può mandare un video per presentare l'associazione, a grandi linee, quello che è diventato Greenpeace Italia in 30 anni. Avevo 17 anni quando ho deciso di impegnarmi in prima persona. E ho scelto Greenpeace perché propone soluzioni e agisce concretamente. E poi ho scelto un'associazione che ha tra i suoi valori fondamentali la non violenza. Essere volontari di Greenpeace significa metterci la faccia, andare a fondo, documentarsi, ascoltare gli altri, confrontarsi a livello globale. È sempre un alternarsi di sconfitte e di vittorie, a volte
anche molto personali. Ad esempio, durante la campagna contro le spadare, che sono le reti illegali, una volta col gommone ci siamo avvicinati a un peschereccio e questi non erano contenti. Però il capitano poi mi ha riconosciuto e mi ha fatto salire a bordo per parlare. Però parlarsi non basta sempre. E a volte le cose bisogna farle, ci sono certe cose che vanno fermate. Per esempio con i gommoni, con le spadare. Magari poi dopo sono gli animali che ti ringraziano, come quando due delfini ci hanno accompagnato verso la nave. È stato bello. È proprio per questo che ho deciso di unirmi a Greenpeace, per essere parte della soluzione. Ora mi impegno contro la deforestazione selvaggia per colpa dell'olio di palma e per un'agricoltura sostenibile che salvaguardi le api. Sono riuscita a lavorare per quell'organizzazione che sognavo da bambina. Si costruisce da sola, è indipendente e si fa aiutare solo dalle persone. Loro mi chiamano sostenitore storico, un termine che mi va un po' stretto. Ho scelto di sostenerle perché non sono influenzato da nessuno. Sono andato a verificare i dati che loro fornivano sul clima, sull'inquinamento e soprattutto sul mare. Erano tutti reali. E poi si impegnano su moltissimi fronti, in piena libertà d'azione. Ti appassioni a una loro campagna e poi ti rendi conto che non c'è soltanto una cosa per cui vale la pena impegnarsi. Io ho iniziato in occasione del referendum contro il nucleare, grande vittoria. Poi c'è stata la battaglia per l'Artico, poi quella contro le trivellazioni, per le energie rinnovabili. Mi piace pensare di impegnarmi per un futuro in cui uniti possiamo raggiungere dei grandi obiettivi e per poter lasciare ai nostri figli un pianeta che sia verde e di pace. Un pianeta in cui tutti siano parte del cambiamento necessario. Un pianeta che viviamo con l'innocenza degli occhi dei nostri bambini. Un mondo che non si gira dall'altra parte, che va dove c'è bisogno. Un pianeta che resti azzurro, un puntino azzurro nell'universo. Da 30 anni non raccontiamo un pianeta migliore. Lo facciamo. Era un piccolo cappello introduttivo, era più semplice spiegarvi così cos'è l'associazione. E, probabilmente dirò cose che molti di voi già sanno, per gli altri sarò molto didattico. Parlerò a grandi linee appunto del problema del cambiamento climatico, di quali sono le cause del cambiamento climatico, quali le conseguenze, quali le possibili soluzioni che ognuno di noi può attuare. Giusto, c'è il telecomando. Ok, cos'è il clima? Il clima è una descrizione statistica, come leggete, in termini di valori medi, di quantità rilevanti e misurabili, quindi come temperatura, umidità, venti, velocità del vento. Questa misurazione viene fatta in un tempo che va da mesi a migliaia di anni fino a milioni di anni. Si distingue tendenzialmente dal tempo meteorologico perché è una combinazione istantanea, momentanea di queste quantità. Quindi, come dire, il clima è più oggettivo, è più storicamente valido. Detto ciò, non vuol dire che il clima sia immutabile, appunto. Il clima varia, è variato molte volte dall'ultima era glaciale. E come potete vedere dal grafico, in ascisse ci sono le migliaia di anni e in ordinate le temperature. La temperatura è variata molte volte nel corso delle ultime 13 migliaia di anni. E, l'ultima glaciazione l'abbiamo avuta, questo lo sanno in pochi, in epoca medievale, quindi c'è stata una piccola glaciazione. E a guardare le temperature che si sono raggiunte nell'Olocene o in periodo romano, in epoca medievale, sembrerebbe esserci poco di preoccupante. In realtà non è così. Il cambiamento climatico cos'è in sostanza? Il Sole emette i suoi raggi. Grazie. Il Sole emette i suoi raggi che collidono con la superficie terrestre. La superficie terrestre ha una capacità di riflettere questi raggi solari come radiazione infrarossa, quindi calore, in funzione della superficie che viene toccata. Quindi i ghiacci riflettono in modo sostanziale, la terra e l'acqua assorbono il calore più che rifletterlo.
In condizioni normali il globo terrestre riflette il 30% delle radiazioni infrarosse, il 70% resta intrappolato da vapore acqueo o altri gas. Non siamo in condizioni normali, stiamo emettendo tantissima anidride carbonica tutt'oggi, metano, come vedete appunto la parte più grande che causa il surriscaldamento globale è dovuto appunto a CO2 e CH4, metano e anidride carbonica. Anche altri composti chimici come i clorofluorocarburi comunque fanno la loro parte. Da dove deriva l'effetto serra? Ormai la comunità scientifica, noi è dagli anni 70 che spingiamo, concorda sul fatto che il clima è cambiato e sta cambiando non solo per cause naturali ma soprattutto per cause antropiche. Le cause antropiche più importanti sono combustione di idrocarburi e carbon fossile, deforestazione e un'agricoltura invasiva, un'agricoltura intensiva e un allevamento intensivo. Questo crea sostanze come metano e anidride carbonica, comunque sostanze composti di carbonio. Come potete vedere, i modelli prevedevano, e dovrebbe essere così, che ci fosse un abbassamento delle temperature a partire dall'epoca preindustriale. Siamo in un'epoca di glaciazione, in realtà c'è stata un'impennata vertiginosa delle stesse. Quali sono le cause appunto di questo surriscaldamento globale? Allora, le prime cause sono i combustibili fossili. I combustibili fossili sono di tre tipi, olio, gas e carbon fossile. Olio e gas derivano dalla decomposizione di organismi animali che sotto rocce sedimentarie a condizioni di alta pressione e alta temperatura si decompongono e producono appunto olio e gas intrappolati da rocce madre dentro rocce molto porose, rocce serbatoio. Il carbon fossile invece deriva da organismi vegetali. Ecco, la combustione, bruciare olio, gas, carbone porta con velocità il carbonio in essi contenuti dal sottosuolo all'atmosfera. C'è poi un'altra causa, il taglio delle foreste, soprattutto le foreste primarie. Sono pochissime ormai le foreste primarie, ne avevamo una in Italia un bel po' di anni fa, la foresta planiziale della pianura padana, e ne rimangono pochissime nel mondo. E un singolo albero appunto è un deposito di carbonio, non dura molto, ma una foresta dura moltissimo. Quando vengono deforestate queste vastità, non solo si distrugge un ecosistema che può riusare l'anidride carbonica, ma anzi si emette anidride carbonica. Se vogliamo calcolare l'impronta ecologica, in quel diagramma barre è ben esemplificato, il taglio di foreste primarie produce lo stesso quantitativo di anidride carbonica che producono gli Stati Uniti, che non è il paese diciamo più virtuoso a riguardo. Dovete immaginare che ora che l'umanità ha una consapevolezza di un certo tipo, nel 2018, se noi contassimo di avere un'impresa che lavora H24, abbiamo tagliato un campo da calcio ogni 15 secondi. Siamo arrivati a toccare vertici molto più elevati, ogni secondo un campo da calcio. Cosa sta succedendo? Gli scienziati misurano da tempo le anomalie termiche, le differenze tra temperature e quelle passate, quelle di oggi e quelle passate. È evidente che a livello globale c'è un generale aumento delle temperature, questo si attesta a livello globale in media sul grado rispetto all'epoca preindustriale, anche un po' di più. Però vedete che ci sono delle zone, questo è un diagramma che raffronta la media di maggio 2018 con le medie dei maggio nel trentennio tra l'80 e il 2010, la temperatura è globalmente aumentata. Quello che più inquieta è che l'aumento si concentra soprattutto ai poli. Perdiamo l'Artico, infatti. E anche l'Antartide purtroppo. Il problema appunto è duplice, perché questo produce
tempeste polari, sicuramente ricorderete nel 2017 Burian, appunto uno sconvolgimento, un indebolimento del vortice polare produce queste tempeste polari che colpiscono anche l'Europa. E, congiuntamente abbiamo lo scioglimento di una superficie riflettente. Appunto dagli anni 80 abbiamo assistito allo scioglimento di una superficie grande quanto sei volte l'Italia. Di questo passo sicuramente in estate perderemo le riserve polari nel giro di pochi anni. Il più grande ecosistema del pianeta qual è? È il mare. Il mare ha appunto la capacità, come vi dicevo prima, è la caratteristica di avere un'albedo bassa, quindi invece di riflettere i raggi solari all'esterno dell'atmosfera assorbe il calore. Questo è un bene per noi perché sennò questo calore lo sentiremmo e lo percepiremmo tutto noi. In realtà ha delle conseguenze anche questo, perché oltre a una certa temperatura e per grandi volumi il gioco si fa duro, nel senso che l'acqua scaldandosi si espande e gli oceani sono molto grandi, quindi un'espansione degli oceani potrebbe essere un grande problema. E soprattutto c'è un'altra conseguenza che appunto è lo sbiancamento dei coralli, molti di voi probabilmente ne hanno sentito parlare. In cosa consiste lo sbiancamento dei coralli? Allora, se prima parlavamo di foreste tropicali, quindi foreste primarie, come il bioma con la maggiore biodiversità, sicuramente le barriere coralline sono solo seconde ad esse. E i coralli sono organismi che dovrebbero, anzi assumono plancton, non sempre facile perché ce n'è sempre meno, e quindi si associano, vanno in simbiosi con le zooxantelle, che sono delle alghe. Queste alghe, attraverso fotosintesi clorofilliana, quindi assorbimento anche dell'anidride carbonica, alimentano se stesse e alimentano simbioticamente il corallo. Purtroppo l'aumento delle temperature, anche altri stress come la plastica nei mari, produce lo sbiancamento e in rapida successione porta alla morte il corallo. Questo diminuisce di molto la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica da parte degli oceani. Un altro problema è relativo all'innalzamento dei mari. Si prevede che entro il 2100 i mari potrebbero alzarsi anche fino a 2 metri. La causa principale è lo scioglimento dei ghiacci continentali, quindi non tanto dell'Artico quanto della Groenlandia e dell'Antartide e di tutti i ghiacciai continentali, quindi alpini, malaiani. Conosciamo e abbiamo visto svariate fotografie dei nostri ghiacciai alpini e sappiamo qual è la situazione. La sovrapposizione degli effetti dello scioglimento di più ghiacci potrebbe portare a grandi difficoltà. Per quello che riguarda l'Italia, il futuro delle coste italiane è molto in pericolo. Enea dice che nel 2018 ha affermato che entro il 2100 si arriverà a un'estensione totale di superficie a rischio grande quanto la Liguria. Appunto, basiamoci sempre sul fatto che i numeri che sentiamo, Greenpeace li emette e lo fa a livello indipendente. Molte volte sono dati molto cautelativi. Appunto, le coste al nord-est sicuramente saranno quelle più colpite perché già hanno una quota molto bassa e soprattutto c'è un'altra problematica che però non si può fermare, è della collisione della placca africana con la placca eurasiatica, quindi c'è un'immersione della pianura padana che appunto sommandosi all'innalzamento dei mari sommergerà, adesso non vedo San Giorgio, ma il mare, dicevamo, assorbe calore, ha un'albedo bassa, è motore degli uragani, delle tempeste tropicali, uragani in Centro America, tifoni nel sud-est asiatico, e ogni anno flagellano queste terre, uccidono un sacco di persone. Purtroppo dobbiamo abituarci anche in Europa, in Italia, nel bacino mediterraneo. Come vedete, questi 4 cicloni che sono evidenziati sono appunto nostrani e mietono vittime e più che altro hanno una frequenza sempre maggiore. Qua ne manca uno dell'altro anno, quindi come vedete si è iniziato nel 95, poi nel 2005, nel 2014 e via proseguendo, quindi con maggiore frequenza.
Il maltempo killer ha ucciso in Italia l'altro anno a ottobre, nel giro di 30 giorni sono perite purtroppo 37 persone, nell'ultima settimana di ottobre 32 di queste 37 sono morte. Sicuramente ricorderete le alluvioni in Sicilia, l'alluvione in Calabria e le tempeste di vento a Belluno e in Trentino Alto Adige. E queste sono cause delle, appunto, di quanto si parlava prima. Come vedete le frequenze sono sempre maggiori, a destra e in basso vedete gli anni di in cui gli eventi si sono scatenati. Le temperature elevate cosa causano anche? Allora causano siccità, sono appunto palesi le fotografie del Po l'altro anno, lo scorso mese, scusate. E adesso è caduta della neve in alta quota, ma sicuramente si scioglierà in brevissimo tempo, non avrà il tempo di compattarsi. Congiuntamente incendi sempre più violenti, che quindi sviluppano potenze sempre più alte. Sacromonte di Belmonte parla chiaro, anche la Valsusa due anni fa. Ma c'è un pericolo più subdolo, le ondate di calore. Fino agli anni 90 assistevamo a una decina di giornate nel corso dell'anno con temperature molto elevate durante il giorno, 35-40 gradi e alta umidità, e nottate afose, quindi oltre i 20-25 gradi e sempre alta umidità. Nel tempo aumenteranno di frequenza anche queste, quindi già adesso stiamo assistendo a una trentina, una quarantina di giorni all'anno. Negli ultimi 25 anni di questo secolo potremmo arrivare a subirne due mesi all'anno di eventi. Il clima impazzito è una minaccia per tutti, ecco, sicuramente crea desertificazione, quindi meno aree coltivabili, soprattutto sulla linea dell'equatore. Purtroppo i paesi più poveri ne pagano sempre le spese di quelli che siamo noi, i paesi più ricchi. Le aree più colpite faranno sì che ci saranno grandi migrazioni. E ci sconvolgiamo appunto delle migrazioni dovute alle guerre, ma queste toccano i 10 milioni all'anno di persone. In realtà quelle dovute a disastri ambientali arrivano fino a 20 milioni di persone all'anno. Quali sono le soluzioni? Allora, ci sono soluzioni che possiamo attivare, ognuno di noi può attivare nel singolo, come singolo. Appunto, abbiamo creato il danno, è bene che rimediamo a questo danno. Dobbiamo sicuramente eliminare i combustibili fossili. L'ultima COP è stata appunto in un territorio che è colpito dalla più grande centrale a carbone, e l'Italia è all'avanguardia per le energie rinnovabili dal punto di vista della tecnica. Purtroppo sapete tutti come è andato a finire l'ultimo referendum sulle trivellazioni in mare. Dobbiamo migliorare i trasporti, oltre che il clima. Sono anche un problema per la qualità dell'aria che respiriamo. Bisogna migliorare i sistemi agricoli e quindi appunto incentivare un'agricoltura differente da quella industriale e fermare sicuramente la deforestazione. Produrre soia, produrre palma da olio dove un tempo c'era una foresta primaria non è il massimo né per la biodiversità né per l'assimilazione di anidride carbonica. La migliore energia risparmiata, ricordiamoci che è quella che non si usa, quindi l'efficienza energetica è la prima cosa. Questo vale per tutto, anche per i materiali, quindi la regola delle 3 R: ridurre costa sicuramente meno che riusare, che costa sicuramente meno che riciclare. Quindi appunto ricordiamocelo per tutto quello che utilizziamo. Possiamo utilizzare l'energia dal sole, molti di voi sapranno sicuramente che esiste la tecnologia solare, quindi possiamo riscaldare l'acqua con i pannelli solari, possiamo creare energia elettrica attraverso lo scontro dei fotoni con il silicio e quindi utilizzare i pannelli fotovoltaici, ma possiamo creare energia elettrica, come dicevo prima, con maggiore efficienza, quindi con il solare a concentrazione, quindi tanti specchi che concentrano i raggi solari verso soluzioni saline che arrivano a temperature molto più elevate di 100 gradi e quindi attraverso l'evaporazione di acqua fare girare turbine. Appunto il ruotare di un rotore all'interno di uno statore è sempre quello che fa utilizzare, che fa creare energia con il vento. Possiamo utilizzare perfino ormai il micro eolico, che è applicabile anche appunto in edilizia privata, e si utilizza sempre lo stesso sistema fisico. Risparmiare conviene, come dicevo prima. Sicuramente è meglio risparmiare piuttosto che fare qualcosa di nuovo. Quindi intervenire sul riscaldamento con cappotti termici e quindi con protezioni passive.
Laviamoci, perché sennò creiamo difficoltà anche sociali, però ricordiamoci che un minuto di doccia aperta consuma 10 litri d'acqua e magari quest'acqua è anche calda. Dopodiché appunto stiamo attenti ai consumi elettrici, illuminazione a LED, usare elettrodomestici di una classe anche superiore all'A, non mantenere gli elettrodomestici in stand by, no salvaschermo, e tenere poco aperto il frigo. In 8 secondi il frigo ha perso tutta l'aria refrigerata che ha all'interno. Preferire i trasporti pubblici, come diceva l'appendino prima, anche usare i piedi, la bicicletta, e poi informarsi su interventi possibili. Di solito costano poco e anzi ritorniamo nella spesa in poco tempo. E ricordate che non si spreca soltanto energia, non è appunto un peccato utilizzare cibo, vestiti, attrezzi e riutilizzarli, e soprattutto compriamo un sacco di roba che non ci serve, quindi si può fare in altro modo. Facciamoci sentire, Greenpeace lo fa attraverso le azioni, pensa, perché fa attività scientifica, i dati di Greenpeace sono sempre incontrovertibili, ma agisce, ognuno di noi deve agire pensando al futuro, diceva prima il direttore delle campagne Gianni. Ricordiamoci che non ereditiamo il pianeta dai nostri nonni, ma lo prendiamo solo in prestito dai nostri figli. Siate curiosi, chiedete a chi ne sa di più, perché sicuramente può insegnare qualcosa. Chiedete aiuto per avere più informazioni e ricordatevi che internet è una miniera di informazioni, il che vuol dire che magari c'è molto materiale di sfrido oltre al minerale che stiamo ricercando, quindi attenzione a cercare fonti scientifiche attendibili, però appunto muoviamoci, agiamo, facciamo qualcosa. Ricordiamoci che non abbiamo pianeta B, o stiamo sulla Terra o non abbiamo altra soluzione. Grazie Mattia, grazie mille. All'uscita, che era l'ingresso, troverete anche il materiale di Greenpeace con il loro banchetto, che abbiamo chiesto di avere il loro gazebo apposta per poter condividere. Ora lascio la parola a Giuseppe Gamba. Ci parla di enti locali nella transizione energetica. Proviamo a parlarne. Due parole, il Chiodo Club. Il Chiodo Club è un'associazione particolare, ha compiuto quest'anno 20 anni, li abbiamo celebrati il mese scorso, è nata nel 99 su iniziativa di un grande imprenditore, Massimo Colomban, e un grande ambientalista che è Ermete Realacci, all'epoca era presidente di Legambiente. Quindi diciamo un animale strano questo Chiodo Club, perché unisce imprese che hanno voluto adottare il nome di Kyoto, quindi degli obiettivi di Kyoto, del primo grande accordo globale per la riduzione delle emissioni di CO2, imprese che hanno voluto mettersi sul mercato della green economy, dimostrare che è possibile fare le cose e farle in modo economicamente conveniente. L'associazione ambientalista, perché queste cose le dice da sempre, all'interno del Kyoto Club man mano si sono uniti, sono associati anche molti comuni. E ci farebbe piacere avere anche i comuni che lavorano, oltre che i comuni che prendono impegno a lavorare, e quindi quelli che vedremo qui questa sera. Detto questo, io vado rapidamente, ho messo due diapositive all'inizio. Grazie. La prima, diciamo quasi un ricordo romantico, le ho messe per noi, in particolare per me e per Mercedes, che nel 1992, seconda grande conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile, una serie di impegni sottoscritti, questi che poi gli stati fanno fatica ad attuare, venne approvato anche un grande documento che si chiamava Agenda 21, cioè l'agenda delle cose da fare nel XXI secolo per rendere sostenibile il nostro sviluppo. All'interno di questo documentone, che peraltro è ancora disponibile, circola ancora ed è in gran parte attuale, c'era il capitolo 28 che diceva quello che vedete, cioè molti dei problemi e delle soluzioni cui si rivolge questa agenda hanno origine in attività a livello locale, e come livello di governo più vicino ai cittadini i governi locali svolgono un ruolo vitale nel coinvolgere le comunità. Perché? Per quello che ha già detto Mercedes, io non mi dilungo oltre,
ma perché la gente, la maggior parte delle persone ormai vivono in aree urbane. Le aree urbane, per i tipi di servizi che fanno, il tipo di vita che vi si svolge, sono i più grandi responsabili delle emissioni di gas climalteranti. Si valuta, poi sono stime, ovviamente anche queste da prendere, ma il 75% delle emissioni climalteranti sono prodotte nei luoghi dove noi abitiamo. E i governi locali, come i governi più vicini alla gente, sono quelli che hanno maggiori responsabilità, ma anche maggiori possibilità di coinvolgere cittadini, imprese e le loro associazioni. Seguendo questo ragionamento, questa sfida politica, l'Unione Europea ha fatto le cose di cui Mercedes ha già parlato, io ve le ho solo ricordate qua. Patto dei sindaci e la grande proposta delle smart cities, cioè delle città che adottando in partenariato con le imprese, con l'industria, con la scienza, con le accademie, la ricerca scientifica, adottano soluzioni di efficienza della vita organizzata nelle città, trasporti, comunicazioni, ICT, eccetera, eccetera. Due grandi sfide che hanno caratterizzato l'Europa, la stanno caratterizzando le città e i comuni d'Europa. Perché i comuni? A parte quello che ho detto adesso, cioè che il governo locale è quello che conosce meglio il territorio, conosce le sue imprese, conosce i cittadini, le famiglie, i condomini e le associazioni di questi soggetti che vivono sul territorio e quindi ha più facilità e più responsabilità nel coinvolgerli. Ma perché il governo locale, cioè il comune, è anche un grande utilizzatore, consumatore, produttore di servizi energetici. Pensiamo solo a quello che noi chiediamo al comune: scuole riscaldate e illuminate, edifici pubblici funzionanti riscaldati e illuminati, illuminazione pubblica, una serie di servizi che sono energivori, dalle mense scolastiche al trasporto pubblico locale, al trasporto allo scuolabus, a mille di questi, ma anche l'anagrafe consuma energia elettrica, tutto quello che fa un'amministrazione pubblica è consumatrice di energia elettrica e quindi in parte e quindi è responsabile anche delle emissioni, flotte di veicoli, ma è anche regolatore e pianificatore di attività di tutti i cittadini, dai regolamenti edilizi all'organizzazione del servizio pubblico locale, alla pianificazione territoriale urbanistica. È promotore, e ho proprio due angeli custodi qui ai miei fianchi, promotore di modelli di intervento sull'energia, di sensibilizzazione dei cittadini, dei professionisti e delle imprese, e alcuni comuni, quelli un po' più grandi, più fortunati, sono anche produttori e distributori di energia, quelli che sono che hanno municipalizzate o sono comunque azionisti di aziende pubbliche o miste, pubblico-private, che producono e distribuiscono energia. Quindi hanno molti ruoli da giocare. Nella loro tastiera ci sono molti tasti che possono essere suonati per avviare le nostre comunità alla transizione energetica, per aiutare questa transizione energetica. Come Kyoto Club abbiamo fatto negli anni scorsi delle analisi su cosa fanno i comuni con l'energia e l'abbiamo guardata da un punto di vista particolare, diciamo non quella del cuore di cui ci ha parlato adesso Mattia, ma quella del portafoglio. Quanto spendono i comuni per illuminare, riscaldare i loro edifici, illuminare le strade e fare manutenzione a questi edifici. Oggi noi abbiamo una quantità di informazioni enorme. Mi ha colpito quello che diceva il vostro sindaco questa sera prima di venire qua. Cioè abbiamo tanta informazione, dobbiamo organizzarla in modo da poterla utilizzare. Bene, quanto spendete come singoli comuni e quindi come cittadini, contribuenti, è disponibile ormai da un po' di anni su una banca dati nazionale aggiornatissima che si chiama SIOPE, è una banca dati gestita dalla Banca d'Italia per conto del Ministero del Tesoro. Mese per mese le ragionerie di tutti i 8.100 comuni italiani caricano lì sopra le spese fatte nel mese. Per tutto, dalla cancelleria a ovviamente all'energia, al cibo per le mense, qualunque spesa. Sono dati, anche questi ben organizzati, consultabili da tutti, è una banca dati aperta, si possono addirittura scaricare i dati in modo massivo adesso, quando abbiamo fatto noi i lavori non ancora. Cioè puoi prendere interi pacchi di dati, tirarli giù, elaborarli per fare delle tue elaborazioni. Noi abbiamo lanciato questo progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo, che si chiama Locales, cioè Local Energy Saving, cioè risparmio di energia che si può fare a livello locale. In questo caso risparmio di soldi, perché crediamo che ovviamente molte persone
si convincono per ragioni etiche, per ragioni morali. Molti guardano giustamente anche i denari e, come dice un nostro grande amico, che è un amico del Kyoto Club, che è un grande scienziato americano, non ci sono progetti ecologici ben fatti se non ti fanno risparmiare soldi. Perché nella logica americana loro non hanno paura di parlare di soldi, dicono se risparmi l'ambiente inevitabilmente finisci per risparmiare dei soldi, e come dice qualcuno segui i soldi, no? Per scoprire il colpevole, scoprire le malefatte. Ecco, noi abbiamo provato a seguire i soldi, sono venuti fuori dati interessanti, consultabili, nel senso che basta andare sul sito di Kyoto Club, registrarsi e scaricare i dati. Abbiamo fatto due annate, 2013-2014, quindi sono già un po' vecchi, ma ho fatto un controllo in questi giorni, ancora poco fa, stasera, sui dati del comune di San Giorgio. Non sono cambiati molto in questi anni le spese dei comuni. Poi dipende ovviamente molto dal clima che fa, dall'inverno, se è stato più o meno freddo o più o meno caldo, l'estate se è stata molto calda o molto fredda, perché ovviamente i consumi di gasolio e gas o di elettricità per il condizionamento dei locali dipendono anche da quelle cose lì, quindi bisogna fare poi attenzione a come si manipolano i dati. Però a livello di grande scala sono molto interessanti e vi ho portato alcuni numeri e poi alcune slide, alcuni grafici in cui si vede il comune di San Giorgio, perché si può, ogni comune può andare a interrogare, vedere dov'è. Perché vedere dov'è? Perché se noi prendiamo la scala generale, che magicamente mi manda avanti, ah sei tu sindaco, grazie, dicevo fantastico, il mio iPad riesce già a comandare quella roba lì. Solo a San Giorgio succede, ma siete avanti, no? D'altra parte con l'Olivetti qui in zona, no, c'è un giovane qua che fa tutto, c'è questo giovane qua. A livello nazionale la spesa dei comuni per riscaldamento è intorno a 1,4 miliardi all'anno per riscaldare, diciamo climatizzare meglio gli edifici di proprietà, di energia elettrica per illuminarli e per fare illuminazione pubblica, compresi gli impianti sportivi, cioè tutto quanto i comuni gestiscono, è intorno al 1,9 miliardi. Poi c'è una cifra che si ricava sempre anche dai dati SIOPED sulla manutenzione degli edifici, che è interessante ma richiede altri tipi di valutazioni che stasera non farò, è quasi 600 milioni l'anno di manutenzioni. Cioè una spesa che all'incirca intorno a una media di 65 euro per abitante anno, ma è una media veramente del pollo, perché ovviamente nei comuni freddi montani del nord si arriva a spendere 80, 90, 100 euro per abitante anno, nei comuni del sud si risparmia molto sul riscaldamento, si spende un po' di più sulla climatizzazione estiva, poi dipende da quante strade devi illuminare, da come sono urbanizzate, da come è l'urbanizzazione del tuo territorio, per cui diciamo questa è una media che dice poco. Però diciamo che se arriva fino a 120 euro per abitante anno nei comuni più sfortunati, cioè che sono sulle montagne e hanno molto turismo e quindi hanno anche molte seconde case, molte strade da illuminare per servire queste seconde case. Un comune come San Giorgio, vedremo dopo, spende intorno ai 90 euro l'anno tra riscaldamento e illuminazione. Poi abbiamo suddiviso questi, tenete conto, abbiamo analizzato i dati di 8.100 comuni italiani, escluse le città con più di 250.000 abitanti, perché non sono obiettivamente confrontabili. Le abbiamo raggruppate per classi demografiche e di collocazione geografica e abbiamo fatto dei confronti. Quello che viene fuori è molto interessante, perché io ho preso in questo caso tre slide che contengono il comune di San Giorgio, perché eravamo qui, ma potrete farlo a casa vostra su qualunque altro comune. Quello che succede è che i comuni si distribuiscono in una, chiamiamola una nuvola, o comunque si distribuiscono attorno ad una media, a delle medie, in modo interessante. Ci sono comuni decisamente virtuosi che a parità di numero di abitanti risparmiano molto, ci sono comuni, adesso in questo caso è un caso fortunato, c'è poca dispersione, consumano tantissimo. Allora, prima cosa bisogna andare a vedere se hanno caricato il dato giusto, perché già questo è un elemento, bisogna far pulizia degli errori. Due, bisogna capire se sono piccoli o grandi capoluoghi di area dove magari hanno dei servizi superiori che svolgono
per conto di un'area più grande, quindi hanno scuole superiori e non solo le elementari, hanno grandi impianti sportivi, hanno altri servizi pubblici di area più vasta. Però fatte queste pulizie qua, viene fuori che abbiamo comunque una certa dispersione intorno alla media, vale a dire ci sono spazi di miglioramento, ci sono molti comuni che possono a parità di condizioni migliorare la loro situazione, arrivare almeno vicino alla media. Quello che avete visto era la dispersione per le spese di energia elettrica, quindi illuminazione in generale, e questa che vedete adesso è di riscaldamento. E vedete che il comune di San Giorgio è un po' sopra la media in questo caso, mentre nell'altro caso era abbastanza vicino. Cioè nel caso del riscaldamento o avete tanti edifici oppure c'è un altro fatto, siete anche al nord, quindi c'è, però tenete conto che in questo caso sono per classe climatica, quindi questi sono tutti comuni in classe E a cui il comune di San Giorgio appartiene. Quindi a meno di andare a vedere se sono stati fatti errori di caricamento dati per quell'anno lì e se appunto ci sono situazioni strutturali che caratterizzano questo dato, ci sono miglioramenti che si possono fare. Sono probabilmente quelli che voi avete poi preso in esame, questi miglioramenti nel vostro PAES. Ma a me interessa più l'analisi a dati della manutenzione, non li guardiamo perché spendere molto è perché sei spreconio, perché sei bravo e fai bene e tieni bene il tuo patrimonio, quindi richiedono altri tipi di analisi. Torniamo a noi e guardiamo invece la spesa energetica totale, quindi la somma di elettricità e riscaldamento, e vediamo appunto una certa possibilità di risparmio. Noi abbiamo provato a fare una valutazione sul complesso dei comuni e ci siamo detti, ma se i comuni che sono meno virtuosi riuscissero almeno a scendere a livello della media, naturalmente a quel punto la media si sposta perché se c'è una rincorsa, per cui alla riga nera dovete aggiungere l'osservazione a quella riga verdina che forse non si vede bene, che è la media mobile come si posiziona dopo che tutti i comuni abbiano fatto i loro interventi di miglioramento. Beh, noi scopriremo in quel modo delle aree di risparmio potenziale di grandissimo interesse come numero, adesso vi dico il numero, ma c'è una cosa ancora più interessante, che questi risparmi sono da un punto di vista dei consumi intorno al 10-12% e sono i risparmi che si possono, complessivamente medio, che si possono realizzare con interventi a costo vicino allo zero, cioè sono interventi di tipo gestionale che non richiedono ancora investimenti. Diciamo la prima botta che tu dai e la dai facendo la ottimizzazione e razionalizzazione dei contratti di fornitura elettrica e gas, gasolio, perché se andiamo a vedere i comuni hanno decine di contratti, decine di contatori posizionati in modo magari plurimo sullo stesso edificio, hanno contratti vecchi mai più aggiornati, su cui le utilities di fornitura energia elettrica ci stanno guadagnando cifre enormi. Due, i comportamenti, perché se noi continuiamo a lasciare accese le luci quando usciamo dalla palestra o dal campo sportivo o dagli uffici, o non lasciamo appunto accesi i LED e gli standby, non spegniamo tutto negli uffici quando finisce l'orario di lavoro e così via, abbiamo dei consumi passivi, cioè che non danno utilità ma che sono solo spesa, sono solo consumo, che possono essere tranquillamente evitati. Naturalmente non siamo ingenui, non pensiamo che il 100% delle persone si ricordi di fare tutto, perché noi stessi poi ci dimentichiamo ogni tanto quando usciamo dal bagno di spegnere eccetera. Ci sono semplici dispositivi a sensori o temporizzatori che risolvono questo problema. Quelli costano un po', c'è una piccola spesa da fare, ma con cifre abbastanza contenute si riesce a raggiungere facilmente un 10-12%, in qualche caso, diciamo quelli più inefficienti, si può anche fare un 15% di risparmio a costo vicino allo zero. Questo vuol dire, ed è l'ultima slide che vi sottopongo, che a livello nazionale, con quindi interventi che non sono ancora di investimento sulle strutture, quindi di investimento pesante, ma di piccoli interventi, in Italia noi valutiamo che si riesca ad arrivare a oltre 500 miliardi
l'anno di risparmio di spesa corrente nell'energia e a circa dunque, scusate, mezzo miliardo di energia elettrica e circa 260 milioni al contrario, scusate, nel riscaldamento mezzo miliardo e 260 milioni nell'energia elettrica. Riscaldamento vuol dire non tenere il riscaldamento al massimo e le finestre aperte d'inverno, cosa che succede spesso nelle nostre scuole, nei nostri edifici pubblici, vuol dire cose di questo tipo. Parliamo di interventi non ancora strutturali. Questo vuol dire un tesoretto che ogni anno, perché questa è spesa corrente, che ogni anno ti consente di fare interventi, vuol dire all'incirca 7 euro per abitante anno, quindi fatevi rapidamente i conti, ogni comune cosa può risparmiare, alcune migliaia di euro l'anno che ti da mettere da parte, che ti consentono di fare i primi interventi, in quel modo mettere in moto un meccanismo virtuoso che ti consente poi di fare. Vuol dire riuscire a spendere senza soldi, vuol dire spendere solo quello che hai risparmiato. Comune di Rivoli, che non è distante di qua, solo con interventi di questo tipo sulle scuole, è un comune grande, ma 50.000 abitanti, no? Circa Rivoli, il primo anno ha risparmiato 60.000 euro. Solo con interventi di razionalizzazione delle bollette, dei contratti di fornitura elettrica e gas e con piccoli interventi appunto gestionali di attenzione. 60.000 euro. Non è poco, perché con 60.000 euro puoi cominciare a fare le progettazioni degli interventi veri e puoi cominciare a mettere da parte i soldi. Tenete conto che, visto che sto parlando di soldi, ce ne sono parecchie e l'ultima notizia la voglio dare buona, a disposizione dei comuni per fare interventi di riqualificazione energetica delle scuole e degli impianti sportivi, si chiama Fondo Kyoto, non a caso, è disponibile da anni e da anni viene rinnovato perché i comuni non vanno a prendere i soldi. Sono partiti con 400 milioni, ce n'è ancora più di 200 da usare. Noi facciamo questo, Kyoto Club è un'associazione ma è anche azionista con Legambiente di una piccola società che si chiama Zero CO2 in cui io lavoro. Noi facciamo tra le altre cose questo, aiutiamo i comuni a costo zero a candidarsi a questi finanziamenti e se vincono poi possono decidere a chi dare il lavoro. Ma noi ci ripaghiamo tranquillamente la prima fase, diciamo, di candidatura al finanziamento con i lavori che poi prendiamo in giro di quelli che hanno vinto. Perché non piace questo fondo ai comuni? Ed è un dibattito che abbiamo aperto con l'ANCI, col Ministero dell'Ambiente. Perché è un fondo rotativo, non in conto capitale, ma in conto interessi. Ed è una cosa che non piace. Ai comuni, a molti, piace avere i soldi, magari meno, ma tu sei subito e non dover. Questi sono, è un meccanismo a mutuo che può andare oltre i vincoli di indebitamento che i comuni hanno, perché rientra nel discorso della riqualificazione delle scuole sia antisismica, sicurezza ed energia, per cui richiedendo i cosiddetti spazi finanziari entro febbraio, tutti i comuni, lo chiedono al Ministero del Tesoro, tutti i comuni vengono autorizzati, possono indebitarsi oltre quello che sarebbe il limite stabilito dal patto di stabilità. Sono mutui ventennali allo 0,5% di interesse, 100% di finanziamento, che tu restituisci in 20 anni, vale a dire che dopo i primi anni ci guadagni addirittura, perché col risparmio energetico che tu avrai fatto superi abbondantemente il costo di quel finanziamento. Qui c'è stata una mancanza di informazione da parte dello Stato, del Ministero dell'Ambiente e del Parlamento che hanno varato questi strumenti, ma ci sono ancora, è possibile accedervi abbastanza facilmente, con pochi dati iniziali si accede online, si fa la candidatura al fondo. Da quest'anno, ripeto, oltre che le scuole si può intervenire anche sugli impianti sportivi che, come sanno i sindaci, sono robine piuttosto costose da un punto di vista energetico, qualunque impianto sportivo. La mia raccomandazione è seguite i soldi e probabilmente riusciamo a dare una mano al pianeta. Grazie, grazie davvero. Lascio ora la parola a Carlo Della Pepa e alla Giovanna. Sì, adesso
dovremmo. Posso fare anch'io, grazie. Bene, buonasera a tutti e un grazie ad Andrea per l'invito, ma soprattutto per l'amicizia, un'amicizia che in questi anni è cresciuta anche nell'ambito della collaborazione tra Ivrea e San Giorgio e San Giusto, scusate, proprio perché... Scusatemi. San Giorgio era quello giusto. Sembra rosato. No, perché i nostri due comuni hanno lavorato per la valorizzazione del territorio e per la collaborazione. Ora, noi abbiamo iniziato un po' di anni prima nel patto dei sindaci e abbiamo iniziato proprio perché ritenevamo che il territorio fosse un bene che c'era stato dato e che poteva essere un'occasione anche di sviluppo per tutti quegli aspetti appunto della green economy e del turismo che in questi anni sul nostro territorio si è sviluppato. Io, prima di lasciare la parola a Giovanna Codato, che insieme con Enrico Capirone hanno seguito particolarmente questi discorsi che si sono tradotti anche per noi in alcune forme di efficientamento anche economico, che si sono tradotte anche in miglioramento tecnologico e di gestione dei nostri impianti, dei nostri edifici, voglio riprendere alcuni concetti che sono venuti fuori questa sera proprio per lasciarli lì. Beh, la prima cosa è che i cambiamenti climatici sono la prima causa dei flussi migratori. Problema che, come sapete, è diventato il problema più importante in Italia in questo momento, almeno così sembra, ma dobbiamo sottolineare che il cambiamento climatico è tra le prime cause di questi flussi migratori. Una cosa che questa sera non è stata detta, ma voglio così portarla all'attenzione di tutti, è che abbiamo fatto il punto su quanto disperdiamo tenendo aperto la porta del frigorifero per 8 secondi o tenendo accese le luci. Ma io vorrei, così anche in maniera un po' provocatoria, accendere l'attenzione sulle spese militari. Ci sono dei dati estremamente preoccupanti, a mio avviso, che dimostrano come le spese militari, le spese fatte dal punto di vista delle esercitazioni o dello spostamento di truppe, o tutto quel mondo lì, influenzino il cambiamento climatico. Quindi stiamo un attimino attenti anche a questi aspetti. In questi giorni parte di nuovo la campagna sull'acquisto degli F-35, facevamo la battuta prima. Sono dei costi estremamente importanti che potrebbero tradursi in investimenti invece sull'ambiente. Ma questo era un inciso. Così come un inciso, e volevo riprenderlo prima, il nostro territorio, la città di Torino, la città di Milano, ma tutto il territorio della pianura padana sta pagando un prezzo elevatissimo in tema di anni di vita persi per l'inquinamento. Cioè noi ogni giorno che respiriamo l'aria torinese o milanese o della pianura padana perdiamo dei giorni della nostra vita. Questo misurabile proprio con l'incidenza di patologie.
Il valore che per noi ha rappresentato questo patto dei sindaci è quello di portare all'interno della discussione amministrativa e politica i temi ambientali, ma partendo dal basso, partendo dal coinvolgimento dei cittadini che insieme a noi sono stati chiamati a fare delle scelte. Poi l'architetto Codato entrerà nel dettaglio, ma abbiamo cambiato all'interno del, appunto, dei regolamenti comunali alcuni documenti, alcuni appunto regolamenti sia sugli edifici sia sul verde pubblico e sul verde privato. Questi sono stati degli strumenti che ci siamo dati dal punto di vista amministrativo. Andrea è partito con l'esempio della cava che per il comune di San Giorgio è diventato un'occasione di sviluppo e estremamente anche innovativo con queste semine che vi apprestate a fare. Vi devo dire che l'esperienza del comune di Ivrea è stata completamente diversa. Noi su una situazione analoga abbiamo avuto, grazie, perché così facciamo anche i nomi e i cognomi, alla presenza dei 5 Stelle all'interno del Comune di Ivrea, dei ricorsi, prima al TAR che abbiamo vinto, al Consiglio di Stato, fino ultimo alla Presidenza della Repubblica. Tutti i ricorsi che abbiamo vinto, ma naturalmente queste si sono tradotte in ritardi e quant'altro. Ci sono state invece altre occasioni che sono state delle vittorie per la nostra amministrazione. Ne dico una. Dopo anni in cui un depuratore delle acque reflue delle acque fognarie era fermo perché c'erano delle opposizioni nei comuni di Pavone e Romano Canavese, il comune di Ivrea si è preso la briga di mettere a disposizione, coinvolgendo i cittadini, un'area dove abbiamo realizzato un depuratore che è usufruito non solo dal comune di Ivrea ma da tutta un'altra serie di comuni che arrivano fino a Banchette e vanno su per la Val Chiusella, che è un impianto a servizio di 30.000 persone. 30.000 persone che prima scaricavano i liquami direttamente in Dora. Questa è stata una vittoria recente del Comune di Ivrea ed è stata una vittoria che non ha visto opposizioni proprio perché siamo partiti con il quartiere di San Bernardo, costruendo la possibilità di realizzare questo depuratore. Quindi questo patto dei sindaci, che parte appunto dai sindaci verso l'alto, deve anche partire dalle amministrazioni coinvolgendo le cittadinanze. Noi abbiamo anche utilizzato lo strumento dei patti di valorizzazione per coinvolgere e chiamare a partecipare i cittadini alle scelte che andavamo a fare. Abbiamo condiviso questa visione e abbiamo su questa visione costruito una serie di azioni a cui lascerei la parola a Giovanna Codato nell'entrare nel dettaglio. Prego. Questo. Grazie. Io torno alla porta del frigo perché era un braccio operativo del sindaco e quindi devo tornare alle cose più semplici. Vediamo se
Quando inizia Ivrea a ragionarci? Inizia quando c'è una prima fase del patto dei sindaci, fortunatamente, perché vanno degli obiettivi molto più bassi di quelli che dovete mantenere voi, e quindi entriamo nel 2011 con gli obiettivi 20-20-20. 20, come era già stato detto dall'onorevole, 20% di riduzione dei gas serra, 20% di riduzione dei consumi energetici e soddisfacimento invece del 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili. Ecco, Ivrea non si è mossa in autonomia, ma si è mossa proprio grazie all'allora provincia di Torino, che nel 2010 aderisce in qualità di struttura di supporto alla redazione del bilancio energetico comunale dei comuni. Avrebbe aderito altrimenti? Sinceramente credo di no. Quando siamo arrivati in amministrazione non c'era l'ufficio ambiente, c'era l'ufficio ecologia che si occupava di distribuire i sacchetti per l'organico, punto. Perché l'ambiente non era, anche se eravamo già nel 2011, non era un elemento così importante, era una delle cose che inserivi più o meno con la cultura e il turismo, quindi era un po' di lato. Quindi ci è stato molto utile questo apporto della provincia, perché oltre ai sindaci in grado e volenterosi, in grado di far funzionare una regia sull'ambiente e capaci di condividere queste azioni di strategia con i funzionari, serve anche proprio un qualcuno che ti dica: ehi, è importante. E la provincia ci ha aiutato proprio a fare questo, gratuitamente, devo ricordare. Obiettivi, i 20-20-20, che, come dire, sono rimasti uguali nel tempo, ma finalmente pian piano hanno iniziato a acquisire concretezza proprio grazie a una regia e il patto dei sindaci, il piano di azione che ne è derivato a seguito del bilancio energetico comunale, è stato un po' un faro per mettere tutti insieme una serie di azioni che magari inconsapevolmente ogni ufficio faceva più o meno con coscienza. Quindi avevamo degli obiettivi teorici che però si traducevano, adesso qui lo vedete, questa è la tabella di sintesi del patto, perché cos'è poi il patto? Un elenco di numeri ai quali si tende a raggiungere, punto. Numeri che derivano chiaramente da una visione, da una strategia declinata in azioni, ma alla fine sono i numeri, perché quando si diceva segui il denaro, anche quelli sono numeri e il denaro è generato da dei risparmi energetici, delle riduzioni di costo. Quindi le azioni sono partite, ed è molto interessante perché la maggior parte degli obiettivi che avevamo allora erano legati alla riduzione del consumo energetico e quindi del fabbisogno e anche delle dispersioni energetiche dei fabbricati residenziali, perché contrariamente a una prima analisi dove si pensava che fosse l'industria a prendere molta più energia, in realtà rispetto alla famosa fase anni 90 questo non c'era più, si era ridotta l'industria di dimensione, di tipologia di produzione, non per forza di addetti, ma si era ridotta. È curioso vedere adesso, man mano che siamo entrati nel tempo, che questo obiettivo qua, quindi di ridurre, quindi le azioni per ridurre il fabbisogno e il consumo energetico delle zone residenziali, adesso non è più una necessità. Adesso l'esigenza che avrebbe Ivrea, se andasse avanti poi a sviluppare l'innovazione del patto, sarebbe invece la riduzione di CO2 emessa da auto. Perché si è raggiunto questo obiettivo? Questo invece è il caso del terziario, dove vedete che molte aziende sono andate nella direzione della conversione delle proprie coperture in coperture fotovoltaiche, così come con impianti a biomasse.
Perché? Perché è concorsa un'azione parallela integrata che è stata quella della rete di teleriscaldamento. Questo ha ridotto una serie di consumi e ha fatto sì che non ci fossero più una serie di caldaie obsolete, e questo ha portato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal patto, dal piano. Il comune ha fatto la sua parte, quindi lavorando sulla ristrutturazione e l'adeguamento energetico dei propri edifici anche in termini di efficientamento, così come attraverso la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica obsoleti con illuminazione a LED, così come la riconversione di coperture pubbliche, di edifici pubblici, peraltro molte volte costituite da Ethernet, in pannelli fotovoltaici. Quindi ha generato anche delle economie positive sia sull'ambiente sia proprio in termini di cassa per il comune. E l'ha fatto anche andando verso il miglioramento delle regolamentazioni, tra cui e quindi anche l'adeguamento dell'allegato energetico comunale, che ha previsto degli incentivi secchi sull'urbanizzazione fino al 20% se si utilizzano determinati criteri per costruire la propria casa, in modo da ridurre sia il fabbisogno sia anche l'impronta di calore che essa genera o che un centro commerciale genera, ovvero quanto asfalto gli metto intorno, quello mi crea un'impronta di calore, mi crea un problema, mi carica gli scarichi fognari, e quindi ha lavorato su un sistema di linee guida e di incentivazione con degli sconti importanti, fino al 20% sugli oneri, proprio per chi seguiva queste regole. La logica è stata quella di integrare una serie di azioni, perché poi i nostri comuni non sono dei settori singoli, il nostro comune è tutte le cose, il nostro paese è un paese perché ha tutto dentro, dal negozio al residente, al bambino che va a scuola, al pendolare, a chiunque, dall'albero all'asfalto al mattone. Quindi si è lavorato su una serie di attività che ha riguardato appunto le case, con delle attività anche di informazione e incentivazione per chi doveva sostituire il tetto o rifare gli infissi, anche attraverso progetti di tipo sociale in quartieri di edilizia economica popolare, appunto il TLR, il teleriscaldamento, gli impianti a LED, e poi lavorando sul tema che in realtà adesso è quello importante per Ivrea, che è quello della riduzione dell'impatto dall'attraversamento delle auto, perché Ivrea ha 30.000 macchine registrate nel PRA di Ivrea, ma ne ha 90.000 che la attraversano tutti i giorni, e ormai è certificato che l'80% delle emissioni da CO2 non arriva più dal riscaldamento, ma arriva dalle auto. Quindi adesso chi dovrà lavorare lì. Questi dati sono stati anche misurati grazie a dei progetti che sono stati finanziati a livello regionale sul PORFESR, coinvolgendo delle aziende che hanno introdotto dei device IoT, quindi dei sensori essenzialmente, che hanno misurato tutta una serie di caratteristiche e ci hanno dato la possibilità di capire una serie di cose. Ecco, la chiudo perché credo sia tardi, ma questo è l'altro progetto che vi dicevamo per lavorare proprio sull'energia e sul risparmio di energia. Il PAES a cosa ci è servito? Ci è servito a darci degli obiettivi realistici, oggettivamente. L'ultimo monitoraggio del 2016 e gran parte erano stati raggiunti, ma perché erano realistici? Non ci siamo montati la testa. Ci siamo dati degli obiettivi anche specifici, appunto smart. Ci ha aiutato ad allineare la struttura secondo una regia verso degli obiettivi, perché tutti devono concorrere, la struttura e ovviamente anche le forze sociali
che abbiamo visto coinvolti nei progetti che vi citavamo, che vi raccontavamo qua. È stato uno strumento per non perdere la rotta e ha creato cultura, è cambiata la cultura dell'ambiente, che era una cosa da mettere nello scaffale insieme alla cultura e al turismo. È diventata un'esigenza, è normale adesso lavorare su progetti di efficientamento energetico, è normale adesso inserire la previsione di un pannello fotovoltaico in copertura, mentre quando eravamo all'inizio due pannelli solari termici sul tetto della piscina sembrava l'astronave irripetibile, unica cosa che avrebbe potuto fare. Credo che abbiamo generato 300 megawatt, no, 3 megawatt, 300 megawatt adesso, quindi va bene, rispetto ai due pannelli fotovoltaici. Quindi la scelta, io credo sia molto bello quello che sta facendo questo territorio, di agire come piattaforma, di lavorare come comunità su questi temi. Certamente aumenta la massa critica, le scelte ci sono, subito i risultati non li raggiungi, è un processo lento ma incrementale se ci credi, e credo che il piano di azione ti aiuti almeno a non sentirti troppo solo, visto che sono oltre 8.000 sindaci che aderiscono adesso nel mondo. Grazie. Grazie Giovanna. Beh, effettivamente adesso l'intervento di Ilaria Bresciani era previsto poco dopo mezzanotte, quindi abbiamo un po' di tempo, così faccio un preambolo. Deve solo rientrare a Brescia, quindi voglio dire, gli abbiamo proposto anche di dormire qui al castello, ma ha detto che no, preferiva tornare a casa, allora abbiamo detto non abbiamo insistito e niente, è andata così. Lascio la parola all'ingegnere Bresciani, così arriviamo al PAESC di San Giorgio. Grazie, buonasera a tutti. Cercherò di essere molto rapida, nel senso che tante considerazioni sono già state fatte. Abbiamo parlato appunto di cambiamenti climatici, ormai come un dato di fatto, e confermiamo però l'importanza del PAES. Del PAES come, diciamo, un piano, un documento strategico che deve parlare, diciamo, con gli altri strumenti urbanistici, ma soprattutto che deve dare una visione nel medio e lungo periodo. Una visione perché? Perché è quello strumento che i sindaci hanno per definire dei tempi e delle azioni concrete realizzabili. Nel momento in cui vengono individuate delle azioni che non sono realizzabili, possono essere modificate e quindi possono essere riviste. Per questo infatti il documento ha anche delle fasi di monitoraggio che vedremo comunque dopo. L'obiettivo principale però è anche quello di capire che questo documento non deve essere un documento che una volta fatto viene messo nel cassetto. È un documento che ha delle forti potenzialità, perché è uno strumento che può essere finanziato con dei fondi comunitari, non tanto come predisposizione del documento in sé, scusate, quanto piuttosto le azioni contenute nel piano. Di fatto andrò un attimo velocemente, perché comunque le varie fasi le avete già viste. Stiamo parlando di un'evoluzione dello strumento iniziale che era il PAES, adesso siamo alla forma con la C finale, quindi PAESC. Perché? Perché le azioni di efficienza energetica sono, diciamo, state integrate con delle azioni che guardano il territorio, quindi guardano i cambiamenti climatici, il clima, ed è per questo che è stata aggiunta, diciamo, la C finale. Ha un obiettivo incrementativo, perché se lo strumento iniziale che era il PAES aveva l'obiettivo di andare a ridurre del 20% le emissioni di CO2, questo nuovo strumento ha l'obiettivo di andare a ridurre entro il 2030 il 40% delle emissioni di CO2. Attraverso delle azioni che guardano l'efficienza energetica e attraverso delle azioni che guardano, come dicevo prima, la vulnerabilità del territorio. È un'iniziativa, diciamo, comunitaria che comunque ha dei vantaggi e una portata su scala globale. Anche prima l'onorevole ha fatto riferimento a quelli che sono i dati dei firmatari, a quelli che sono il numero, diciamo, degli abitanti coinvolti. Ma se noi guardiamo la fotografia fatta a livello italiano, vediamo che appunto più di 4.000 comuni
hanno aderito al PAESC e solo il 5% però di questi comuni si pongono un obiettivo di riduzione al 2030. È il nulla. Se noi vediamo, facciamo la fotografia a livello locale, quindi il Piemonte come è messo, quindi la città metropolitana di Torino come è messa, 54 firmatari, quindi 54 comuni che hanno aderito a questo strumento, 50 al 2020, 4 al 2030, tra questi 4 chi è che c'è? C'è il nostro comune, c'è il comune di San Giorgio Canavese, un piccolo comune che sfida i grandi, perché il comune di Torino di fatto ha un obiettivo al 2020 con dell'iniziativa anche che guardano all'adattamento climatico, ma non ha un obiettivo al 2030. Quindi capite l'importanza di questo strumento, di questa strategia, è fondamentale, ma è fondamentale soprattutto per chi? Per i piccoli comuni che hanno un'occasione di fare rete, di coinvolgere degli attori locali, di coinvolgere i cittadini, di coinvolgere le associazioni, coinvolgere la cittadinanza attraverso delle politiche energetiche, delle politiche che poi sono anche dei comportamenti, comportamenti un po' alla portata di tutti, nel senso un'attenzione verso, verso l'ambiente, verso il territorio, e quindi comunque un'opportunità per fare diciamo delle azioni, comunque anche delle azioni concrete. Si parlava prima del caso di Ivrea, di fatto diciamo lo strumento è cambiato, abbiamo visto, negli ultimi anni lo strumento è cambiato, ma l'iter è sempre lo stesso. Fondamentalmente si hanno 2 anni di tempo, diciamo, per fare tutto l'inventario base, quindi per fare il calcolo delle emissioni e quindi per arrivare alla presentazione del, diciamo, del documento vero e proprio. E è cambiato perché? Perché ai settori che voi vedete, che sono quelli del territorio, dei trasporti, dei rifiuti, della produzione, diciamo, di energia, si aggiungono tutti quei settori che invece riguardano il territorio, quindi si inizia a ragionare in termini di agricoltura, si inizia a ragionare in termini di suolo, di acqua, pianificazione strategica, quindi ho delle aree dismesse, ho delle aree non coltivate, come posso riutilizzarle? Il discorso d'apertura del sindaco è stato un esempio, diciamo, che va proprio in quest'ottica. E tra l'altro non ci eravamo nemmeno messi d'accordo su questa, su questa introduzione. Quindi per dire che è cambiato lo strumento, ma perché? Perché è cambiato il contesto in cui noi ci troviamo. Quindi vedete che effettivamente questo strumento, cioè voi adesso vedrete dei dati tecnici, vedrete dei numeri, magari con, insomma, con qualche difficoltà nell'interpretazione. Però è uno strumento che va oltre, è uno strumento che va a definire delle azioni, va a definire una strategia di intervento, va a definire sì, appunto, azioni concrete nel medio e lungo periodo, e quindi anche con una visione, diciamo il nostro obiettivo è quello di andare oltre il 2030. Qui abbiamo un abbattimento di emissioni del 40%, ma vogliamo andare, come diceva prima l'onorevole, diciamo al 2000, anche al 2050. Ovviamente questo è uno strumento, diciamo, che ha un valore aggiunto solo se viene colto da tutti, quindi solo se ci sono dei momenti di condivisione come questo in cui comunque si può parlare, si può presentare, diciamo, queste azioni. Vediamo un po' nel dettaglio il caso, diciamo, di San Giorgio. Ha aderito al patto dei sindaci nel 2016, il documento è stato approvato nel 2018. E da cosa è costituito? È da costituito essenzialmente da 2 parti, una parte che è l'inventario base delle emissioni. Quindi è stata fatta una fotografia più aderente possibile alla realtà, perché? Perché sono stati mappati in collaborazione appunto con gli uffici comunali quelli che sono tutti dei dati, diciamo, che riguardano i vari settori, ad esempio gli edifici, l'illuminazione pubblica, i settori che abbiamo visto prima, sono stati, è stata fatta, diciamo, questa raccolta dati molto importante legati ai consumi e quindi strettamente connessa alle emissioni di CO2. È stato individuato un anno base, quindi un anno di riferimento, che è il 2008. Perché proprio il 2008? Perché si avevano dei dati, che ovviamente delle fonti dirette e indirette reperibili, e perché comunque parlando con gli uffici comunali era l'anno che poteva dare più garanzie nel reperimento dei dati. Ma perché viene fatto questo inventario base delle emissioni? Viene fatto perché se noi dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 del 40% da qui al 2030,
vuol dire che devo andare a definire che cosa? I punti deboli del mio territorio, perché non vado a definire delle azioni dove io sono forte, dove io sono bravo, vado a definire delle azioni dove io sono carente, perché devo andare a strutturare una strategia completa, una strategia reale, cioè non una strategia fatta sulla carta. Vabbè, ho il documento, bene, mi permette di avere un punteggio in più dall'Unione Europea, i bandi mi danno un contributo maggiore. No, non è così, non è così, perché non servirebbe a nulla. Tra l'altro, d'accordo con il Comune, abbiamo fatto un'analisi in più, che è il MEI, che è il monitoraggio dell'inventario, vuol dire che nel 2013 abbiamo rivisto quelle che erano i nostri dati, diciamo, di missione, per avere un confronto, per avere un andamento, per andare a definire delle azioni ancora più concrete, soprattutto in quei settori dove non sono prevedibili dalla parte pubblica, nel senso che non posso sapere il settore residenziale, quindi il privato cittadino, se effettivamente cambierà la caldaia, se cambierà i serramenti, se farà delle azioni concrete. Quindi devo fare delle stime, ma delle stime il più veritiere possibile, guardando quello che è stato l'andamento. Quindi vabbè, avevo riportato, diciamo, delle fonti per quanto è stata la raccolta dei dati, quindi comunque partendo dall'analisi delle bollette, quindi le bollette che hanno, diciamo, tutti, quindi guardando l'energia elettrica, guardando quelle che erano la produzione, diciamo, del fotovoltaico, guardando l'illuminazione pubblica, i consumi degli edifici, per arrivare a un'analisi che viene definita dai tecnici top down, un'analisi quindi fatta di statistiche, di stime sovralocali, quindi con tutte quelle fonti che, diciamo, che vedete citate. Questo ha portato ad avere dei dati concreti. Finalmente sappiamo quante sono le emissioni totali per settore nel 2008. Ricordiamo che il 2008 è il nostro anno di riferimento. Se voi vedete dalla torta alla vostra sinistra, vedete che la percentuale maggiore è data dai trasporti pubblici, abbiamo poi gli edifici residenziali e poi gli edifici e l'attrezzatura di impianti terziari. Vedete delle percentuali molto molto alte. Se vedete il grafico di destra, abbiamo fatto un confronto tra i dati del 2008 e il monitoraggio che è stato fatto nel 2013. Vedete che c'è una riduzione di questi dati, quindi vuol dire che sono state fatte, diciamo, delle azioni. Questo ha portato a una diminuzione del 9% delle emissioni di CO2. Ecco, questi dati ricordateveli, perché? Perché noi abbiamo sempre il nostro obiettivo che è la riduzione minima del 40% al 2030. Quindi vuol dire che se noi partiamo da più di 12.000 tonnellate di CO2, che corrispondono, vi do dei numeri, è comunque a 4,95 tonnellate di CO2 a persona, vuol dire che dobbiamo ridurre almeno il 40%. Bene, con le azioni che sono già state realizzate dal 2008, anno di riferimento, al 2017, quando abbiamo fatto queste valutazioni, abbiamo visto che il Comune ha già ridotto le emissioni del 34%. In che modo? Con delle azioni che vedremo tra poco. Questo 34% però non è sufficiente, perché ricordiamoci che noi dobbiamo raggiungere il 40%. Dal 2017 al 2030 sono state individuate altre azioni che, se verranno realizzate effettivamente, porteranno al superamento di questo 40%, ma addirittura al raggiungimento di un 53%. Vuol dire che il Comune di San Giorgio Canavese ha delle alte ambizioni, cioè potrebbe diventare un riferimento per tanti piccoli comuni, non solo della zona, ma proprio a livello italiano. In più, il Comune vuole anche andare a definire delle best practice e quindi diventare riferimento per altri comuni per delle azioni specifiche, perché l'Unione Europea, attraverso il patto dei sindaci, dà la possibilità ai comuni di farsi portavoce di alcune azioni e quindi diventare un po' un modello per altre realtà simili alla loro. Quindi abbiamo visto un inventario base delle emissioni, ma abbiamo visto che per calcolare invece quello che è la seconda parte, quindi studiare il territorio, serve un approccio ovviamente olistico, interdisciplinare, multidisciplinare, insomma servono più competenze fondamentalmente. Più competenze perché abbiamo a che fare con una realtà complessa,
Cioè il contesto è, ovviamente, si diceva prima, cambiamenti climatici. Gli ultimi 138 anni hanno portato comunque a un aumento della temperatura. Se vediamo il grafico di destra, vedete anno 2018, 2017, 2015, 2016 come quelli più caldi. Col 2018 è il quarto, diciamo, da destra. Quindi il contesto sta cambiando. Non mi soffermerei su quelli che sono i rischi del cambiamento, che già prima appunto i colleghi hanno già più volte sottolineato, quindi quello che comporta, diciamo, il clima, questi rischi, cioè il fatto che ci siano fenomeni di siccità, viene meno, diciamo, vengono meno, diciamo, le precipitazioni, quindi queste ha delle ripercussioni non solo sulla salute umana, sul territorio. Gli impatti sono tanti, ci sono anche gli impatti sul patrimonio storico, ovviamente. Cioè, pensate a quelle che possono essere delle azioni di degrado dovute a dei forti temporali, all'innalzamento della temperatura, quindi allo stato di conservazione proprio dell'edificio, per non parlare poi all'ondata di calore a cui si accennava prima, al discorso idrico, al discorso dell'agricoltura. E diciamo che ovviamente al Comune di San Giorgio segue la tendenza regionale a tutti i rischi, diciamo, che i rischi di incendio boschivo, il rischio idrogeologico, insomma tutto quello che si potrebbe verificare in un qualunque altro comune, diciamo, a livello italiano. Quindi come procedere? Abbiamo visto un po' il contesto, abbiamo visto quindi come sono stati calcolati, diciamo, i dati di partenza, abbiamo visto che quindi dobbiamo attuare delle azioni per andare a ridurre, diciamo, queste forti emissioni. Dobbiamo però realizzare delle azioni che siano credibili, perché appunto abbiamo fatto un'analisi che ci ha definito quelli che sono i settori più energivori. Per fare questo sono state individuate delle azioni di mitigazione, azioni che coinvolgono quindi edifici, illuminazione pubblica, edifici residenziali, la raccolta differenziata, la produzione di energia, il discorso di riforestazione. E questo ci ha permesso di dire che con queste azioni individuate tra il 2008 e il 2017 sono già state ridotte il 34% di tonnellate iniziali. Quindi, diciamo, siamo già a buon punto. Il settore che fa da padrone è sempre il discorso della mobilità. Rimangono però ancora, diciamo, da abbattere per raggiungere il nostro obiettivo del 53%. Altre tonnellate. Come lo faremo? Con delle altre azioni individuate che ci permetteranno una riduzione delle percentuali che vedete nel grafico. Ora io farei un po' una carrellata di quelle che sono tutte le azioni inserite nel documento, nel senso che le scorrerò velocemente accennandole un attimo, proprio per farvi capire che un documento è uno studio che è stato fatto su delle basi concrete. Vi ho riportato delle tabelle con delle azioni già realizzate e con delle azioni che sono state individuate che verranno realizzate da qui al 2030. Ad esempio sugli edifici sono state sostituite delle caldaie nel centro sportivo, nel palazzo comunale, nella scuola elementare, quindi azioni già realizzate. Cosa andremo a fare? Andremo a sostituire, a riqualificare da un punto di vista energetico il bocciodromo, la scuola media, la casa Bordino. Sull'illuminazione pubblica sono già stati sostituiti delle lampade semaforiche, sono già stati sistemati, diciamo, contatori degli edifici pubblici. Cosa andremo a fare? Interverremo sull'illuminazione delle scuole elementari e delle scuole medie e andremo a predisporre anche un piano che possa permettere diciamo, l'efficienza energetica appunto dell'illuminazione pubblica. Accenno anche alle azioni sulla mobilità, dal pedibus alla realizzazione piste ciclabili, a quello che andremo a fare, che sarà quindi un andare a efficientare il parco dei veicoli comunali, estendere le piste ciclabili, ridurre i consumi dei trasporti privati. Vedete che quindi le azioni in programma sono tante, perché comunque vanno a intervenire su tanti settori, dagli edifici residenziali ai terziari non comunale. Interessante vedere la produzione locale di energia. Qui si intende un po' tutto gli impianti fotovoltaici, con però anche l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas. Vedete che questa azione ha determinato, di fatto perché è stata realizzata, ha determinato una riduzione molto elevante di tonnellate di CO2.
però se noi la andiamo a togliere, quindi non la consideriamo dalle nostre azioni, vediamo che né più né meno raggiungiamo il nostro obiettivo del 40%. Quindi vuol dire che la strategia vincente del comune è stata quella di andare a definire una serie di azioni in tutti i settori. Quindi non solo un'azione unica che vada a definire un abbattimento considerevole di un settore, ma tante azioni diversificate su più settori. Abbiamo poi il teleriscaldamento, abbiamo il discorso, cioè l'azione del raffrescamento, insomma l'azione riferita all'interno degli edifici comunali, il discorso dei rifiuti, la piantumazione degli alberi e poi delle azioni che comunque non hanno delle riduzioni di tonnellate di CO2 vero e proprie, nel senso che sono azioni di coinvolgimento dei cittadini, di sensibilizzazione, ma credetemi che può fare la differenza nel medio-lungo termine. Perché? Perché entrare nelle scuole e andare a insegnare ai bambini cosa vuol dire fare efficienza energetica, ma avere attenzione all'ambiente, è un insegnamento che comunque il bimbo poi crescendo si porta, diciamo, nel suo bagaglio personale e culturale. Per quanto riguarda invece azioni legate all'adattamento climatico, quindi diciamo prima al territorio, ovviamente bisogna pensare a fare le cose diversamente, non necessariamente fare di più. Nel senso che io non devo fare mille azioni, devo magari pensare al fatto che sto uscendo di casa, ho lasciato la luce accesa, torno indietro, la spengo. Cioè sono delle azioni piccole che mi possono determinare il cambiamento, oltre al fatto di considerare anche, vero, verissimo, dobbiamo comunque considerare anche delle azioni più strategiche, nel senso che si parla tanto di invarianza idraulica, si parla di interventi, di misure severe nel momento in cui c'è la bomba d'acqua, c'è il discorso dell'alluvione. Noi dobbiamo sapere prevenire, non agire nell'emergenza, dobbiamo procedere con delle strategie, dobbiamo fare delle vasche di accumulo, dobbiamo pensare a quelli che sono, diciamo, dei rain garden, delle giardino di raccolta dell'acqua, insomma ci sono tante forme. Quindi il discorso è però non farsi trovare impreparati, cioè non agire, diciamo, passatemi un attimo il termine, all'italiana, quando succede un qualcosa intervengo. Bisogna iniziare a pianificare e a vedere anche delle azioni legate appunto a questi cambiamenti climatici. Nel nostro documento sono state inserite, sono azioni che vedete per il 22% sono già state completate, si riferiscono a un discorso di agricoltura, ambiente, biodiversità, protezione civile. Vi riporto degli esempi rapidi, ma sicuramente sono importanti, diciamo, da vedere. Il discorso della pianificazione territoriale, quindi il fatto di andare a aggiornare il piano d'emergenza comunale, di andare a definire anche delle prescrizioni ambientali nei regolamenti edilizi, di andare a fare delle campagne di informazione e di andare a sviluppare comunque dei nuovi, diciamo, seminari attraverso il coinvolgimento anche della cittadinanza. Se voi vedete l'azione, quella legata al recupero dei terreni agricoli, vedete l'importanza che ha avuto la risistemazione dell'area castagnola e il recupero della piattella, della coltivazione della piattella, in un'ottica proprio di andare a strutturare delle azioni concrete sul territorio, perché comunque vuol dire andare a recuperare delle aree che ad oggi non erano sicuramente in queste condizioni. È fondamentale che quindi però tutte queste azioni che abbiamo visto siano note, siano conosciute, diciamo, da tutti, attraverso quindi degli incontri informativi, attraverso anche l'individuazione di forme di strategie con altri soggetti locali. Il fatto che si voglia, anche all'inizio, diciamo, della presentazione si parlasse di questa nuova associazione che mettesse a rete più comuni, vuol dire andare a strutturare, diciamo, delle azioni sovralocali che possano garantire un obiettivo e una strategia tra i singoli comuni. Banalmente il patto dei sindaci è uno strumento che può essere dove il singolo comune può aderire, ma può anche aderire un'unione dei comuni, una comunità montana, quindi un ente sovralocale che si fa coordinatore tra più comuni. E perché questo potrebbe diventare uno strumento vincente? Perché l'ente sovralocale individua delle azioni
trasversali che mettono insieme tutti i comuni. E ogni territorio poi mantiene delle azioni locali, invece proprie del territorio. Quindi vuol dire andare a sviluppare le strategie su più livelli, quindi non solo all'interno dei confini comunali, ma anche a livello d'area, di territorio. Quindi sono strategie che, avendo più massa critica, coinvolgendo più persone, possano comunque dettare davvero delle visioni nel medio e lungo periodo. Velocemente ho riportato, nel senso appunto per, si diceva prima, della sensibilizzazione dei bimbi, diciamo, nelle scuole, degli esempi che abbiamo fatto. E però sicuramente la validità, diciamo, del documento lo si ha, come dicevo prima, perché ogni poco può essere monitorato. Ovvero nel momento in cui capisco che le azioni individuate non mi permettono di raggiungere l'obiettivo, posso modificarle e posso andare a definire delle nuove azioni. Ogni 2 anni è obbligatorio questo monitoraggio, che poi deve essere anche approvato dal Consiglio Comunale e mandato all'Unione Europea. E però capite che è uno strumento molto valido, perché comunque se io ogni poco posso andare a modificare delle azioni, vuol dire che io ogni poco posso avere una fotografia del mio territorio e posso capire dove sto facendo bene e dove sto sbagliando. Concludo dicendo un po' il discorso d'apertura per tutti, perché comunque anche per i privati ci sono dei finanziamenti che permettono di andare ad attuare quelle che sono le azioni che sono state inserite, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza energetica. Proprio nei giorni scorsi è stato bandito un contributo per i privati per quanto riguarda l'efficientamento energetico, quindi si parla di contributi che tra l'altro poi possono essere visti anche in associazione con il conto termico, che comunque da sempre dei contributi per sostituire la caldaia, per un discorso di serramenti, di cappotto, insomma ci sono tante forme di finanziamento. Ci aspettiamo insomma che quello che hanno fatto alcune regioni, tra cui l'Emilia Romagna, quello che ha fatto Fondazione Cariplo in Lombardia, in parte qui nel Piemonte, possa diventare un po' una continuità, perché mentre prima si parlava di bandi specifici per attuare delle azioni, questi sono dei contributi che sono stati dati per andare a definire questo piano, per andare a definire delle strategie di piano. Fondazione Cariplo, ad esempio, fino al 2012 ha dato dei contributi ai comuni per fare il documento, da lì in poi andava a premiare i comuni e sta premiando i comuni che sono dotati di questo documento e sta andando a finanziare le azioni. Azioni come efficienza energetica nelle scuole, azioni come illuminazione pubblica. Sono degli esempi concreti che però ci fanno capire davvero la bontà di questo strumento. E quindi un finanziamento, diciamo, dall'alto, ma anche una volontà locale a dover andare a individuare delle strategie, delle azioni, comunque tutti assieme. Grazie mille anche per la sintesi. Se mi è concesso 2 o 3 cosine in chiusura, perché il primo aspetto l'abbiamo detto e ribadito, adesso è chiaro anche con l'esperienza e con il vostro contributo. Abbiamo avuto un'occasione a fare questo PAESC, abbiamo avuto una grande occasione nel farlo insieme. Ci ha insegnato un metodo e un approccio alle cose fondamentali. Il primo è la raccolta dati, Marco Iavelli là in fondo, con l'università, con questi ragazzi che ci hanno aiutato, abbiamo iniziato a capire i dati che avevamo in mano, abbiamo iniziato a capire quanti contatori avevamo e abbiamo iniziato a capire quanti non ci servivano di quei contatori. E per fare questo l'abbiamo fatto insieme agli uffici tecnici, abbiamo scoperto qual era l'alto valore che doveva avere il gruppo di lavoro tecnico e quanto altro doveva averlo il gruppo politico, cioè il gruppo politico doveva avere una vera alternanza a quello tecnico e lavorare insieme. Abbiamo imparato anche questo, che non è banale. Era fondamentale comprendere la capacità reciproca di essere utili gli uni agli altri e non entrare in conflitto per carenza di conoscenza. Imparato questo,
abbiamo capito che potevamo analizzare molti più aspetti di quelli che analizzavamo in precedenza, e questo ci ha consentito di lavorare molto di più con le associazioni, l'associazionismo locale, quindi con la cittadinanza e con le scuole. Quando abbiamo introdotto il Pedibus o il Miglio in un progetto, ci siamo resi conto che questa sinergia ci poteva portare reciprocamente con le scuole ad ottenere nuove vie di conoscenza, di sviluppo per progetti, finanziamenti e quant'altro. E nel frattempo abbiamo mantenuto le relazioni che avevamo e abbiamo migliorato con nuove relazioni le attività di comunità. E siamo arrivati a fare il piano completo, l'abbiamo strutturato, sviluppato, e ci ha detto l'ingegnere Bresciani quelle che erano le operazioni previste, cioè abbiamo iniziato a collocare tutta una serie di iniziative. Qualche giorno fa abbiamo firmato la delibera di giunta con cui abbiamo dato avvio ai lavori alle scuole elementari di rifacimento di tutta l'illuminazione interna delle scuole elementari. Questa cosa si farà probabilmente a maggio, non più tardi, cioè è una cosa che parte immediatamente, si fa di sabato e di domenica, scuole chiuse sono la sostituzione, ma consente di ridurre la spesa corrente senza fare investimento, ma intanto abbattiamo il costo delle bollette che mettiamo da parte perché le reinvestiamo per fare altre iniziative, magari pagarci una manutenzione migliore del verde nel centro abitato per essere più accoglienti, più attraenti, ma senza aumentare la spesa, rigenerando, diciamo, dalla spesa corrente però nuove iniziative. Questa l'abbiamo firmata martedì in giunta. Pochi giorni prima, non c'è stasera a Chiamparino, l'abbiamo invitato il presidente ma non ha potuto essere presente qui con noi, ma la regione ha finanziato il progetto di rifacimento di tutta l'illuminazione pubblica del comune di San Giorgio di nostra proprietà con un finanziamento all'80% di Regione Piemonte, i lavori a giugno. A giugno la parte di nostra competenza verrà rifatta. Abbiamo qui dei soggetti che abbiamo, diciamo, economici e di territorio con cui vogliamo intraprendere le altre iniziative, quindi rifare l'illuminazione della scuola media, municipio, il bocciodromo, il centro sportivo l'abbiamo messo da parte perché adesso con Beppe Gamba secondo me troviamo un'altra risorsa per avere qualche risultato in più. Il 10 di aprile ci scrive Italgas, qualche lungo mese, e Italgas ci dice che la frazione Cortereggio, che è la nostra frazione simbolo, ma diciamo distante da San Giorgio, che è sempre stata storicamente alimentata da un serbatoio di gas GPL, e solo la frazione, perché tutte le cascine vicine non erano neanche munite di servizio distribuito di GPL, verrà metanizzata. Quindi verrà metanizzata a Cortereggio a breve, con la metanizzazione di Cortereggio anche le frazioni, successivamente la metanizzazione del Mondroglio, quindi via l'Europa, nell'estensione di quella che è stata la nostra richiesta, a cui il 10 di aprile Italgas ci risponde affermativamente. Questo ci consente tra l'altro di poter portare con la stessa tipologia di intervento anche le condotte per la fibra ottica. Open Fibre, per il conto del governo, sta sviluppando la seconda tratta di distribuzione della fibra ottica, con gli stessi scavi portiamo dentro anche la fibra, quindi a 40 metri da ogni abitazione arriverà la fibra nel giro dei prossimi 12 mesi. Questo ci consente di asfaltare le strade a carico dei soggetti che attueranno gli interventi, noi riduciamo i costi previsti nei prossimi anni di asfaltatura di queste strade, le inseriamo in altre buone pratiche per ridurre altri costi energetici e abbattere il titolo primo di spesa. Questo è un processo virtuoso che può non avere fine se siamo abbastanza curiosi di andare a cercare tutte le opportunità di questa cosiddetta green economy, ma che si materializzano di fatto in queste cose, cioè saranno cantieri, attività, per alcuni anche disagi, che però ci porteranno ad avere uno sviluppo che mancava da troppo tempo in questo territorio, pensando che sarebbe stato impossibile raggiungere uno standard, almeno dico io, di medio livello che è il nostro. La nostra ambizione è adesso di riuscire a dotarci di competenze e capacità nuove che portino a dei finanziamenti, a quel denaro che ci consente di fare un salto di qualità molto alto
in maniera tale che il modello San Giorgio, questo genere di approccio, possa essere una buona pratica da presentare a livello regionale o nazionale. Questa deve essere la nostra ambizione, deve essere un'ambizione molto alta, proprio per cercare di coinvolgere tutti coloro che hanno interesse, quello che ci diceva Mattia, quello che ci diceva Beppe, e credere veramente che però si possa praticare questa azione. Io ci credo, e ci credo molto, e sono convinto che ci riusciremo. Ci diamo qualche anno, ma sono certo che San Giorgio anche in questo caso sarà in grado di dare il proprio contributo in Canavese in un modo significativo. Io direi di terminare qui, perché l'ora, ecco, ce lo chiedono tutti, diciamo, visti gli sguardi. Grazie per tutto. Il prossimo anno ci rivedremo qui nuovamente. Arrivederci.